Buonasera italiani, sono quasi due secoli che scienziati come me lavorano per dimostrare scientificamente ciò che tanti di voi stanno tornando a pensare spontaneamente. Il cervello è più grande negli uomini in età matura che nei vecchi, più grande negli uomini che nelle donne, più grande nei geni che nei mediocri. Gli esseri umani geneticamente inferiori sono privi di cultura, immorali, depravati e continuamente tendono a delinquere. I criminali non sono veri esseri umani, sono scimmie in mezzo a noi. E per migliorare l'umanità, per farla evolvere, bisognerebbe prima di tutto sterilizzare i criminali e impedire agli asociali di mescolarsi con la parte buona della nazione. Prima di intervenire sugli ebrei, che si ostinano a non far parte di una comunità nazionale, è necessario intervenire sui disabili e sugli zingari. Per i disabili si può cominciare sterilizzandoli e riducendo la razione di cibo, che non può essere uguale a quella di una persona sana, impegnata nel lavoro, per poi valutare, confrontando le loro necessità a quelle primarie della nazione, se e quanti sacrificarne. Così dovreste fare anche come i vecchi, come alcuni dei vostri leader più coraggiosi vi hanno incoraggiato a fare. I vecchi costano troppo al sistema pensionistico e a quello sanitario e impediscono il progresso delle nuove generazioni. Ma con gli zingari si deve essere più decisi. Come gli ebrei, gli zingari si oppongono alla comunità, ma in più sono geneticamente disposti al crimine e viaggiando esportano il male dovunque. Gli episodi di corruzione a Roma vi hanno fatto dubitare delle buone politiche dell'ex sindaco Alemanno. Qualcuno gli imputa addirittura di non aver costruito piccoli campi attrezzati per nomadi dotati di strutture igieniche adeguate. Ma in questo modo ne avrebbe favorito gli spostamenti e anche la riproduzione. Invece Alemanno ha cercato di rinchiuderli in grandi campi con condizioni igieniche peggiori di quelle preparate per loro dal Terzo Reich. Ma sbagliando non li ha costretti ai lavori forzati, non li ha sottoposti a pene corporali, non ha impedito loro di muoversi e non li ha sterilizzati. Come Mussolini, voi italiani continuate ad essere troppo buoni. Vi illudete di trasformare gli zingari in cittadini stanziali e pensate di tenerli sotto controllo con i vigilantes. Ma se Roma è oggi una capitale mafiosa e corrotta, non è per la mancanza di una politica sociale, è perché gli zingari sono troppi e possono fare quello che vogliono. Se aveste lasciato agire liberamente uomini della levatura di Massimo Carminati, Carminati avrebbe provveduto a costruire in tempi rapidi moderni campi di concentramento con forni di ultima generazione, rendendo possibile finalmente una soluzione finale. Costringendo invece Carminati a diventare buonista, lo avete messo a contatto con gli zingari e avete fatto di lui un ibrido corrotto.
Solo separando geneticamente il bene dal male possiamo riaprire le porte al futuro. Ci abbiamo già provato e siamo pronti a riprovarci. Non scoraggiatevi, il lavoro rende liberi. Buon lavoro. Dove comincia e dove finisce Mafia Capitale? Fra i palazzi del Laurentino 38, dove ancora vige la legge della strada e dove vecchi e giovani malavitosi si dividono il mercato della cocaina. Tu stai registrando già? Togliti la cuffia. Perché non ci aiuti a capire come cazzo funziona il mercato qua a Roma adesso? Che quello. Che quello. No, senza fare i nomi. Ecco, non vuoi ti racconti queste cose? Che cazzo sta succedendo? Quelli sono venuti in due, pure quelli sono scemi, giocati e non brutti qui in due. Ciao, buonasera. Che è successo? Non lo so, siamo dei giornalisti, quindi siamo appena arrivati pure noi, quindi siamo proprio le persone meno indicate. Anzi, se non. Avete sentito qualcosa voi? No, se non ci fai. Siete venuti qua per questo sì. Motivo. Noi all'epoca nostra non facevamo questo. No, magari ci scrocchiavamo là sopra, apriamo la serranda, li buttavamo dentro e li lasciavamo là. Però due contro due. Che ci si resti oggi? Ma tanto questi qua che fanno? Vanno giù, dopo rivengono con tre. Normale. E comincia la Cambogia. Fate mettere in mezzo i più grossi. E poi una sparatoria, sicuro. Roma non è una pacchia allora. C'è ancora la cosa del territorio. Ma chi ti ha detto? Roma te pensi che è addormentata? E stanno tutti ancora a Roma. Saranno carcerati, ma come fanno un telegramma per tutto. Se tu ti fai a fare il T2 tranquilli, puoi fare. Quando i miei colleghi parlano dicono che c'è la i quattro re di Roma, no? I quattro re di Roma. E ci mettono in mezzo Massimo Carminati, Arcecato, Senese. Michele, vabbè. Michele è uno grosso, Senese. È arrivato qua, mo ti spiego. Michele. Mo sta quello al 41 bis. Sì, vabbè, senti. Tu stai a parlare cose un po'. Se può morire queste parole, cioè tu sai di quello stai a parlare. Io leggo i giornali. Stai a parlare di personaggi che ancora che fanno un telegramma, c'hanno i fratelli, i figli fuori. Quanti morti ci stanno? Sono sempre loro che fanno parlare. Non ne parlerei con questa pubblicità se non te. No, io ti stavo riferendo degli articoli dei giornali. Sì, ma dammi retta, non ne parlavo così facile. Perché vabbè. Pure qua stanno zitti, ma c'è qualcuno che ci sta in contatto. Tu vedi, Carminati, no? Carminati. Massimo rispetto, quello sia. Ma è un ramo. Non è l'albero principale.
Poi che sia un bravo ragazzo, non ha mai chiamato nessuno, non ha mai fatto aspirare, si è fatto sempre rispettare. Due mani sul fuoco. Massimo Carminati, ex banda della Magliana, il Nero. Michele Senese, il Pazzo. Don Carmine Fasciani, di Ostia. Peppe Casamonica, lo Zingaro. Sarebbero loro i re di Roma. Se si mettono contro, perdono in partenza con questi, con un 200, gli stermi, perché le armi che c'erano loro c'erano più potenti. La pantera più di un grammo quello. Veramente, però. Che continua, se no apre giusta. Oh mio, ma non la sento, c'è. Vai, tira, tirate, oh, vai, tira, tira, finisci. Sono loro? Massimo, detto Erpantera, è un vecchio attrezzo della criminalità romana. Uno dei fratelli, ex della banda della Magliana, è stato ucciso a colpi di pistola. Ciao a te. Che dici? Che fascia criminale? Che fascia criminale? C'hai tu, c'hai la fascia criminale. Tira piano. Vai, tira, eh. Oh, vedi, oh, vedi, oh, vedi. Carica, carica, carica. Tira, tira. Intanto, nella notte romana, i pischelli dei quartieri vanno a casa dei vecchi banditi per fumare cocaina e sentire storie di mala. Allora, quando tu senti che fanno, hanno fermato con un quintale, che ne so, 500 kg, 300 kg, già l'entrata è il triplo, fanno vedere che... Sì, ho appena sequestrato. Cioè, lo fanno apposta un sequestro. Bravo. Che stanno? E guardi che stanno a manica con loro, capito com'è? C'hanno gli spacciatori e guardi fanno capire e toglio di. Ma questo è una leggenda o è vero? Cioè? No, è vero, è vero. E questa da dove arriva questa qua? Questa qua, questa l'ho presa io. Questa è albanese. C'è una prima albanese che mata a me. Ed è buona? Sì, questa qui. E arriva dappertutto la cocaina. Dipende poi di chi va a mano. E come lavorano, ti faccio un esempio, io vado da Casalesi, okay? Prendo un chilo di cocaina, ok? Io ce la prendo, questa a un 50%, 60% che c'è, viene lavorata. Poi arrivano nei quartieri che fanno? La prima la lavorano, capito? Ripassano, rifanno, c'è giobano tutto quanto, alla fine quando vai a pippare non ti vai a pippare al 100%, ti vai a pippare un 20%, capito? Non lo sa, non lo sa, non lo sa, non lo sa. Via, che gli avete fatto al pantera? Fumare conto e panna. Se sconvolgere più. Manna. Te manna fuori, eh? Ce n'è tanta, eh? Che silenzio. Dico, ce n'è tanta a Roma, eh? Tanto ci abbiamo messo per trovarla, 5 minuti.
Questa fa arricchire un sacco di gente? I grossi, troppi ragazzetti qui mi hanno fatto morire. Forse il discorso così non si può fare. Tu sei sicuro che tuo figlio l'hanno ammazzato? Sì. Ma perché l'avrebbero ammazzato? Perché sapeva troppo. Sapeva troppo? Con gente grossa. Ma tuo figlio la spingeva la roba? Ma, ma non spingeva, non vendeva? Questi ragazzini che la spingono per strada, la spingono per niente, per due soldi. Dicono. Questa sera parleremo di Mafia Capitale, una mafia nera oppure una mafia rosso-nera, riguarda l'estrema destra oppure riguarda tutta la politica, lo faremo con questo incredibile reportage di Stefano Bianchi e Luca Ferrari che ci accompagnerà nel corso di tutta la puntata e lo faremo con Lirio Abbate, giornalista dell'Espresso, e Francesco Storace, vicepresidente del Consiglio della Regione Lazio. Anche il Consiglio adesso in queste ore sta succedendo tantissimo. Zingaretti ha bloccato tutte le gare in corso. Il sindaco Marino si è preoccupato per la sua incolumità, deciderà se accettare la scorta e si sta parlando di un'eventualità dello scioglimento del comune per mafia. Io, Lirio, vorrei partire subito con te, perché te sei il primo che in Italia ha parlato proprio sulle pagine dell'Espresso di Mafia Capitale, ma l'hai fatto già da un paio di anni fa. Io ti voglio chiedere subito se si può parlare di una vera e propria mafia e come ci sei entrato, come sei arrivato a questa inchiesta. Guarda, sarà l'esperienza purtroppo negativa siciliana, ho avuto a Palermo, sarà per quello che conosco della Calabria, ma la mafia a Roma c'è. Quando sono arrivato bastava soltanto andare in giro per le strade, dei quartieri del centro di Roma, nel centro storico. Non andiamo fuori, restiamo dentro il grande raccordo anulare e vedere come la mafia e i mafiosi si riconoscono nei loro metodi, nelle loro azioni, non del pizzo, non dell'estorsione, non della rapina. La riconosci nel fatto che bisbigliava la gente il nome di Carminati e appena lo nominavi la gente aveva paura. Tu l'hai definito uno dei quattro re di Roma. È uno dei quattro e lui re ha Roma. Proprio anche citato quello che hai scritto tu, quasi se ne vantava che lui fosse il re di Roma. Sì, mi cercava pure, diciamo, allo stesso tempo, non so per quale motivo, però vi posso garantire che quella che è stata scoperta con grande abilità e con grande capacità dai carabinieri del ROS, coordinati dalla Procura di Roma, è un'associazione criminale, anzi è un'associazione criminale organizzata e per le modalità violente, per le modalità di estorsione, per le modalità messe in campo sono modalità mafiose che la Cassazione riconosce come associazione per delinquere di stampo mafioso. E per questo Carminati ne è indicato, e sono le intercettazioni che ce lo raccontano, come il capo di questa organizzazione, un leader, un capo che aveva poi i suoi sottocapi, che a Roma riusciva a far mettere insieme questi altri tre, Michele Senese, Fasciani, i Casamonica, che è un piccolo clan, e diceva basta. Da quando arriva procuratore Pignatone 2012, basta delitti, basta azioni criminali. Proprio per non attirare l'attenzione su di loro e per poter continuare, tutto parte dalla cocaina, infatti anche il nostro racconto sì. Parte dalla cocaina, per poter continuare a fare tanti soldi.
È la prima volta che viene riconosciuta una mafia fuori da quella siciliana, calabrese, campana, pugliese. E tu, Lirio, so che non ti piace parlare di questo, nel senso che so che non ti piace parlare del fatto che appunto sei sotto scorta da 7 anni, e questo a partire dal tuo lavoro siciliano. Però quando tu hai cominciato a raccontare, a capire quello che stava succedendo della mafia capitale, le intimidazioni sono cominciate come una specie di escalation nei tuoi confronti, e l'ultima è un episodio molto grave che è successo l'11 novembre. Tu eri in macchina con la tua scorta, a un certo punto un'altra auto ha cominciato a pedinare la tua macchina e poi c'è stato uno speronamento. Sì, quello che hai raccontato è la cronaca di quell'episodio. Non lo so se è coincidente con il mio lavoro. Ci sono indagini ancora in corso che sta facendo la squadra mobile di Roma e la sta ancora facendo. Non so se altri episodi che hanno preceduto questo fatto sono coincidenti con i 4 re di Roma e con tanti altri che ne sono venuti ancora prima. Non lo so, non ci voglio credere. Il ragazzo ha detto: ma è stato un tamponamento, sarà stato un tamponamento, quello che è. Io so una cosa, che nel momento in cui abbiamo iniziato a raccontare, l'Espresso ha iniziato a raccontare sulla copertina dell'Espresso i 4 re di Roma, con le loro facce, ecco, dentro le famiglie di questi 4 re di Roma, da Carminati a Senese, hanno iniziato un attimo a chiedersi che cosa sta succedendo. Perché? Perché un giornalista si occupa di noi, senza partire da atti giudiziari. Io, nel mio racconto, che ho fatto per la prima volta nel 2012, ma ancor prima l'Espresso l'aveva fatto raccontando i neri con Emiliano Fittipaldi, sempre sull'Espresso, noi raccontavamo un fatto che ci veniva dal territorio, con dati riscontrati, perché avevamo preso delle fonti dal territorio, che non erano giudiziari. E loro si sono chiesti perché. Come fanno a saperlo? Infatti hanno un grandissimo controllo del territorio. Io vi voglio far sentire, proprio per farvi capire che questa è una vera e propria mafia, questa intercettazione dove l'estorsore cerca di ottenere i soldi da un imprenditore. Sentiamo. Pronto? Alla 10 mi paghi lì, al 10 mattina, non sgare, perché qua, al 10 mattina, no, non capisci bene, io ti dai la gola, al 10 mattina portami i soldi, io ti ammazzo te tutti tu figli, pezzo di merda. Questo è un braccio militare di Massimo Carminati. Sì. Ti voglio chiedere se ci dici proprio in due parole: Massimo Carminati faceva parte del NAR, quindi destra eversiva, banda della Magliana, e oggi ce lo ritroviamo appunto che comandava Roma? Comandava una grossa fetta di Roma, comandava sicuramente i clan e li metteva d'accordo, comunque era capace di fare da collante con gli altri clan. Lui parte un versore di destra, Nenar, Nuclei Armati Rivoluzionari, ha fatto di tutto, compreso anche il fatto che è diventato un mito nelle versioni di destra, perché lui con uno scontro a fuoco con un poliziotto ha perso l'occhio. E questo fatto che è rimasto vivo, la gente che era in carcere, quelle che stavano fuori, quelli che avete visto prima in questo servizio fantastico, purtroppo reale, di Stefano Bianchi, quella gente lì lo prende come un mito, un leader, una persona da seguire. Vedete quello che diceva? È uno che non ha mai fatto la spia, si è comportato massimo bene. Rispetto. Massimo rispetto. Eppure sopravvissuto contro uno sbirro che gli ha sparato, questo è un grande. E lui questa cosa l'ha sfruttata con i suoi metodi, i suoi collegamenti con la mafia siciliana, con i servizi segreti deviati, eccetera, e ha perfezionato la banda della Magliana a cui apparteneva prima. È diventata una organizzazione criminale organizzata a Roma, dove non si spara più, non si fanno più rapine sanguinarie. Tutto viene tenuto sotto controllo. Per tenere sotto controllo un territorio ce ne vuole, significa che hai il controllo del territorio. E che cosa fai? Business, soldi, imponi ai politici, imponi a certi manager di grosse aziende, anche Finmeccanica, i propri uomini, i tuoi uomini. Qual è il ritorno negativo della città?
che purtroppo, imponendo questi uomini anche nei manager delle società, delle aziende municipalizzate di Roma, ne abbiamo ottenuto che cosa? Che le aziende non hanno più funzionato bene, che oggi paghiamo questo scotto, i cittadini pagano più tasse e hanno meno servizi. Se ci fossero stati manager capaci, magari avremmo avuto più servizi e meno tasse. E questo lo vediamo infatti nella vita di tutti i giorni di Roma. Storace, uomini dicarminati e messi lì appunto... ce li siamo ritrovati in ruoli apicali negli anni di Alemanno, in cui lei stesso era anche nel Consiglio Comunale nei tempi, negli anni di Alemanno. La destra romana ne esce distrutta, lei converrà, questa è una mafia nera. Allora, se posso permettermi di intervenire sull'impostazione che mi pare molto chiara, oggi governa la città la sinistra da un anno e mezzo e non si è accorta di Mafia Capitale. Lei se n'era accorto? Io stavo in consiglio comunale all'opposizione di quella giunta, lei questo non l'ha raccontato, lo dico io. Ma lei se n'era accorto, aveva capito che c'era la Mafia Capitale sia nei suoi anni del consiglio comunale che oggi. Cominciamo alla milanese, mi consenta, perché voi raccontate un affresco che è affascinante. A me quelle immagini, non è affascinante dal punto di vista del racconto, poi quelle immagini che ho visto a me spaventano, cioè io sono una persona normale, quando il nostro, e mi dispiace per quello che gli è successo, il nostro giornalista dice, c'è chi è cresciuto col mito di Carminati, c'è chi invece è cresciuto col mito di Giorgio Almirante, capite? C'è una grande differenza di cultura, di rifiuto dell'illegalità. Su questo non si può mai scherzare e generalizzare, perché il rischio che si corre, cominciando così questo dibattito, è quello di generalizzare. No, guardi però, Storace, allora, molti uomini di Alemanno adesso sono in carcere e parliamo di uomini che gestivano la città di Roma, la capitale. Allora, io dopo, se abbiamo tempo, guardi, le faccio vedere un po' di interrogazioni su quegli uomini, no? Quindi sui punti verdi, sulle questioni legate ai rifiuti a Roma, su Cerroni, eccetera, eccetera. Le ho fatte io, quindi non mi deve raccontare una storia che per me è nuova, l'ho combattuta. Credo che la mafia sia altro. Sa perché faccio questa riflessione? Io l'analisi la colgo, l'importanza dell'analisi che ho sentito poc'anzi. La mafia ti opprime, ti controlla, fa coercizione. Io ho fatto battaglie serie, e poi parliamo anche di questa cosa di Zingaretti, contro quegli uomini, allora però c'erano, ma nessuno parlava di mafia, il vestito è arrivato adesso, e parliamo anche dell'altra parte, contro quegli uomini nessuno mi è venuto a minacciare, che stai facendo? Nessuno è venuto a dire, a mandare quel segnale, stai attento a quello che stai facendo. Oggi sai che ho fatto io? A proposito di Zingaretti, perché lei ha detto che è stata bravissima. No, però scusi, lei ha raccontato, cosa vuole intendere con questa storia che nessuno di mafia l'ha minacciata, quindi? Lei sta raccontando una storia che è anche diversa. Lei ci dice che oggi Zingaretti sospende tutte le gare. È vero, c'è un piccolo dettaglio. Chi le parla in questo momento? È quello che ha presentato l'interrogazione sulla gara su cui la mafia aveva messo le mani, quella che si chiama mafia. Incontro 5 maggio, non a casa Carminati, c'era Carminati ma Buzzi. Il mito dell'altra parte, il mito dell'altra infatti, parte. Guardi, adesso non dobbiamo fare l'errore di ideologizzare questa questione, perché se pensiamo che ideologia, la mafia a destra, no. Che devo tirare fuori no. Il prefetto Mori, non credo. Mirio, una battuta su questo? No, non stiamo non c'è ideologia, stiamo dicendo soltanto che una buona parte di questa organizzazione è basata sui neri, su quello che erano i neri e sul fatto che quello che diceva lei, le minacce eccetera, purtroppo la 29 giugno purtroppo chi è? Ci sono chi è la cooperativa? Perché non la racconta la storia all'Espresso della cooperativa 29 giugno? Domani ha raccontato di Buzzi che era capo delle cooperative che si prendeva milioni e milioni di euro per la gestione dei campi rom e con tutta questa gente. No, è stata denunciata anche dai siti che voi ogni tanto andate a vedere. No, poi racconteremo tutto, le chiederò anche
del suo intervento nel Consiglio regionale, capito? Dove lei ha detto che era indignato, insomma, ha detto tante cose, poi gliene voglio proprio come chiedere. No, scusami, no, come qualunque cittadino, no, perché lei era nelle istituzioni in quegli anni, lo è tutt'oggi, quindi non è un qualunque cittadino. Indignato, ma dopo glielo chiederò. Indignato come un qualunque cittadino, se permette. Benissimo, però con delle responsabilità politiche importanti, no, quindi poi glielo chiederemo. Glielo chiederemo. Poi la racconto. Ma fortunatamente c'è Vauro, che non penso sia un esponente. Ma Vincino cosa ha fatto ai capelli? È successo qualcosa? No, ma siamo tutti e due. Si è ringiovanito. Ma voi non siete esponenti della destra eversiva che ha preso in mano non Roma? Non credo proprio, però vedi, siamo venuti in borghese, non siamo vestiti da marinai né da vecchi, siamo vestiti da noi stessi, perché di questi tempi, quando i politici si travestono da mafiosi, i mafiosi si travestono da politici, gli imprenditori si travestono da mafiosi e da politici, bene, almeno la satira la vogliamo fare a viso aperto, no? E io comincerei. Vai. Comincerei, siccome Michele ha introdotto con l'inno delle SS questa serata, io voglio essere un po' più italico, diciamo, un po' più romano. Eccolo qua. Fascisti del nuovo millennio. Mazzetta nera, da 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 da. Dovrebbe conoscere sto là. Molto bene. E poi diciamo però la realtà, che un po' l'avete fatta vedere, poi ti passo a te la palla, Vincino, che la città, l'abbiamo sempre detto, è a degrado, la capitale a degrado, per forza, con tutti questi covi di delinquenti, campi rom, no, campi d'olio. Vincino col nuovo look. Col nuovo look. E allora, le liti in periferia erano per spartirsi i campi rom, mica per respingerli. Laurentino 37 tocca a noi, non potete rubarglielo. Ridate il campo rom o mettiamo a fuoco la città. Alfano, come al solito, non ci aveva capito un cazzo. Poi c'è questa frase dalle intercettazioni che mi ha fatto pensare molto. Noi con zingari e immigrati guadagniamo di più che con la droga. Alemanno e i suoi a organizzare barconi in Libia. E allora, dopo la pubblicità, vedremo questo mondo di mezzo che racconta appunto Carminati e capiremo appunto la responsabilità dei politici. Dopo la pubblicità. Massimo Carminati è il capo della mafia capitale, ex terrorista di destra legato alla banda della Magliana. Riccardo Bruggia è il suo braccio armato, è stato uno dei rapinatori più violenti della mala romana. È la teoria del mondo di mezzo, compà. Ci stanno i vivi sopra, i morti sotto e nel mezzo ci stiamo noi. Beh, certo. Il mondo di mezzo, un mondo dove tutti si incontrano e te dici come cazzo è possibile che quello... Che ne so, un mondo dove può essere che io domani sto a cena con Berlusconi. È un mondo dove si incontrano le persone. Di qualunque ceto. Bravo, ma non è un fatto di ceto, no. È per una questione di merito. Perché le persone del soframondo, anche loro hanno interesse che quelli del sottomondo gli fanno delle cose che nessuno le può fare. E tutto si mischia. Bravo. E dici, che cazzo c'avete? I progetti, perché voi avete i progetti, siete la politica, teneteci presente i progetti che avete. Che te serve? Che cosa posso fare? Che te serve? Il movimento terra? Che te serve? Che ti attacchi i manifesti? Che te pulisco il culo? Ecco, te lo faccio io, perché se poi vengo a sapere che te lo fai fare a un altro, capito? Allora è una cosa sgradevole. Luigi Seccaroni è un imprenditore romano. Carminati e soci hanno messo gli occhi su un terreno di sua proprietà. Prima andava tutto bene, sì. Facevamo affari, parlavamo, pieni di soldi, ma a un certo punto non lo so che è cambiato. Ma che è successo? Che è successo? Che loro vogliono il terreno nostro a tutti i costi. Ci hanno detto ce lo devi da noi, o ce lo vendi o ce l'affitti. I soldi non li prendi più, eh? Non è che tu prendi l'affitto regolare con quelli, no? Una volta che sono messi dentro, te l'hanno levato. E comunque se ti danno i soldi tu vendi. Ma che vendi? Che a mio padre non ne vuole sapere, gliel'ho pure detto. Invece questi continuavano, no, ma tu dai, ma che... Convincilo, tanto mica sei un coglione. Ma fanno così con tutti, mica solo con te. E
mio padre, però c'ha 74 anni, allora lasciatelo perdere, ma loro niente. A noi ci serve, devi dire sì o di no, tanto te non ce fa niente, appena apri qualcosa o te muovi, noi ti armiamo un casino. Guarda che se ci dici di no, poi noi ti mandiamo a fuoco tutto. Guarda che con quelli non ci puoi ragionare. Pure io praticamente io sono sotto scacco. E sapessi quanto soffro quando quelli vengono sotto. Balbette, non. Non riesco a dire due parole. Sì. Io ho detto che non devo, hai capito con chi cazzo sta parlando? Ha cambiato subito atteggiamento. Sì, ma noi dobbiamo andare dritti per le cose nostre, ricca. Te all'imprenditore lo devi mettere seduto e gli devi dire, vuoi stare tranquillo? Allora mettiamoci d'accordo. Sono loro che devono essere i nostri esecutori. Loro devono lavorare per noi e non il contrario. E se non gli sta bene, te glielo ricordi che sulla strada siamo sempre noi a comandare. Quelli come lui ci avranno sempre bisogno di quelli come noi. Tacci sua. Ti ho fatto un favore grosso e quello fa lo stronzo. Un pezzo di merda. Sì, ma io gliela faccio pagare. Io su ste cose, guarda, io sono uno che spara e lo torturo. Ma che cazzo ci devi fare questo guerriero? Non gli faccio fare un cazzo. O me lo affitta per 18 anni o me lo vende. L'hai capito? Io gli faccio cagare sangue, così si impara. E il mondo di mezzo, Carminati, si rivolgeva al mondo di sopra, appunto, i politici per ottenere quello che voleva. Sono due i consiglieri regionali indagati nella regione Lazio, uno del PD e uno di Forza Italia. Quello di Forza Italia, Gramazio, era capogruppo, si è dimesso da poche ore. Bertazzoni lo era andato a trovare qualche ora prima. Vediamo. Quello lì è Luca Gramazio, ex capogruppo di Forza Italia, indagato fra le varie cose per associazione mafiosa, mentre non si vede in aula, anche se mi dicono sia qui in regione, Eugenio Patanè, ex presidente romano dei Democratici, ora indagato per turbativa d'asta e finanziamento illecito. Avrebbe intascato una tangente da 120.000 euro per aver pilotato una commessa sui rifiuti. Ma dov'è Patanè, consigliere? Mi hanno detto che c'era da due ore fa. Cioè, è fisicamente qui. Però non lo so, l'ho sentito prima quando abbiamo fatto il comunicato della dimissione. Sai che sì, che si è dimesso dopo la tangente. Beh, dopo la tangente, dopo l'indagine. Le indagini post tangente. Consigliere Gramazio, buongiorno. Luca Bertazzoni, a nome, come stai? Oh, tutto benissimo. Ci siamo visti anche alla manifestazione là contro il degrado delle periferie. Sì. Non sapere come stava dopo questa. Tutto benissimo. No, vabbè, indagato. Lo so. Vabbè, ci dica qualcosa. Guarda, in realtà associazione mafiosa, corruzione aggravata e finanziamento illecito. Il primo ad aver grandissimo dispiacere di tutto questo sono io, naturalmente, nei confronti della mia famiglia. Lei però ha incontrato nel luglio 2013 con suo papà, l'ex senatore tantissime persone. Carminati ha incontrato. Incontro veramente tantissime persone. Ha incontrato Carminati. E non ha nulla da rimproverarsi, cioè io l'ex posso rimproverarmi un milione di cose e nulla sulla mia condotta. Creda, e sono convinto però di poterlo, in questo incontro nel ristorante si parlava della nomina del presidente della commissione trasparenza Roma Capitale. Sì. Nome indicato da Carminati. Ma assolutamente no. Però per lei è normale incontrare Carminati? Assolutamente no. Soltanto questo. Assolutamente no. Non è normale incontrare Carminati. Però lei mi ha fatto una domanda e io non vorrei che ci fossero in mezzo altre persone. Assolutamente pensare che la nomina della commissione di trasparenza sia stata eterodiretta da qualche altra parte è una. Ho capito, però il sistema è quello, no? Il sistema che gli inquirenti hanno scoperchiato, quello è. Io le garantisco che non faccio parte di un sistema e le garantisco, visto che ci siamo, mi fa piacere parlarne perché non ho bisogno di scappare, che dimostrerò tranquillamente di non far parte di nessun sistema. Adesso mi mandi via. Anche grazie. L'incontro con Carminati è normale, però, per lei. È normale incontrare Carminati? È normale incontrare Carminati per lei? Incontro un milione di persone. Anche Carminati. Carminati Combuzzi, re delle cooperative, trovano in uno dei loro business principali quello della gestione dei campi rom, hanno bisogno di soldi, il comune non glieli dà e alla fine è proprio Gramazio a trovare una soluzione. Vediamo. Antonio Lucarelli viene da Forza Nuova ed è stato il capo di gabinetto dell'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno. I carabinieri del ROS lo intercettano mentre parla al telefono con Salvatore Buzzi, vecchio militante dell'estrema sinistra romana. Buzzi gestisce centri immigrati e campi rom attraverso un gruppo legato alle cooperative rosse. Ho scoperto oggi dal sindaco che non ci stanno i soldi per Castelromano. Ma tu non ne sapevi niente. E io che cazzo ne so? Ma tu non c'hai fondo di riserva. Vabbè, ho capito, ma posso utilizzarlo per altre cose. Beh, in bilancio ci stavano
2.300.000 per il 2013 e 2.200.000 per il 2014. Vabbè, va, mo faccio un salto a fare un controllo in ragioneria, vabbè. Luca Gramazio è consigliere comunale del PDL quando è sindaco Gianni Alemanno. E anche se il comune non ha un soldo in cassa per i campi Rom, lui interviene e in 24 ore risolve il problema. Comunque, tu mi sottovaluti, ma ho risolto tutto, eh? Lo so. Aspetta che ti passo un amico. Sì. Bello mio, com'è che stai sempre a rompere il cazzo tu? Tutto a posto, amico mio? Tutto a posto. Quando vanno a posto le cose importanti, eh? Sì, lo so che erano cose importanti. Vabbè, a posto, un bacione. Un abbraccione, ma... Storace ha definito Gramazio, il consigliere regionale che abbiamo visto, un amico, ha fatto un intervento molto accorato in consiglio regionale, si è detto turbatissimo, non se n'era accorto. Chi è che dei ragazzi vuole... dire qualcosa a Storace? Scusi un attimo, sentiamo un attimo, che così poi dopo può Elisa. A me dispiace vedere tutte queste cose, e una figura politica come quella di Storace secondo me ha proposto anche un tipo di destra che alimenta questi fenomeni anche di corruzione. Perché? Perché è un tipo di è un programma politico che spinge lo Stato a intervenire negli appalti, nelle partecipate pubbliche e alimenta. E io ho fatto politica nel centrodestra per un sacco di anni, ho visto spartirsi queste poltrone anche tra gli attivisti della mia età che adesso lavorano tutti nelle municipalizzate di turno. E a me dispiace, perché io vorrei vedere una destra che invece potesse proporre una riduzione di tutti questi posti pubblici che vengono dati ai politici trombati di turno. Tommaso? No, applaudire perché... No. Adesso faccio rispondere, no, Tommaso, così prende, no, raccoglie tutto, può rispondere. Ho Tommaso? Sì, no, io non devo dire nulla in particolare a Francesco Storace, però mi stupisce moltissimo che queste persone parlino di queste cose al telefono come se niente fosse, non pensando comunque che sono intercettati o comunque che tutti possiamo fare... delle cose. Cecilia? Che, insomma... Io volevo chiedere invece a Storace rispetto a quello che stava dicendo prima, no? Abbiamo visto un'inchiesta e la sua risposta è stata: beh, ma lei non crede che, insomma, Zingaretti non si è accorto di nulla, non vorrei che fosse confusa l'ideologia di destra con la mafia. Adesso lei pensi che dopo tutto quello che abbiamo visto, con lei che rappresenta le istituzioni nella mia regione e nella mia città, il problema sia capire se la mafia è un po' più di destra o un po' più di sinistra, no? O forse il problema è che non vi siete accorti di tutto questo, o che ve ne siete accorti e che vi andava bene? Beh. Allora, adesso diamo un po' di risposte. Credo che posso svelare un segreto. Dovevo andare in altre trasmissioni e ho voluto venire qui perché c'era un pubblico di giovani con i quali parlare, perché il tema del futuro c'è tutto in queste questioni. Perché loro sono tutti sfiduciati dalla politica, no, come biasimarli. Guardi, davanti a me, questa perché ennesima indagine dà fastidio, e a volte me ne scudo se appaio insofferente, vedere l'indice puntato in maniera generalizzata, perché c'è chi ha pagato anche per proprie scelte di coerenza. Quando questa signorina dice che stava nel centrodestra, io stavo a destra e il centrodestra mi cacciava dal Parlamento, io non credo che lei abbia fatto una raccolta di firme per far sì che Storace potesse restare con noi, perché in certi valori, nell'onestà, nella legalità, c'è chi ci ha pagato anche processualmente. Perché mi dispiace quello che succede? Io ho rivendicato ieri in Consiglio regionale l'amicizia con Alemanno e con Gramazio, perché io non posso rinnegare un rapporto trentennale, soprattutto col primo. Non ho condiviso le scelte politiche, questa è un'altra cosa. Non ho condiviso la scelta del PDL, ho fatto la scissione di Alleanza Nazionale. Sa cosa mi è successo per schierarmi contro i poteri forti? E parlo dei De Benedetti, e parlo dei Geronzi, e parlo di Farmindustria, perché poi bisogna conoscere le storie delle persone. Sai che mi è successo? C'ho avuto due processi per 7 anni. Era cominciato come per Gramazio. Però la domanda era perché non si è reso conto di questa situazione, oppure se si è resa conto. Vostro onore, sono state fatte molte domande. Però noi siamo qua per chiedere la responsabilità da politico in mezzo a questa mafia capitolina. Se si vuole far passare una storia che abbiamo vissuto con grande passione, come una storia criminale, è vergognoso. Perché se c'è chi sbaglia, paga.
però ricordiamoci sempre. Infatti lei non è indagato, ma e no, anche ma detto, ci mancherebbe sono altro. Contento di non ci mancherebbe letto un altro, ne indagine. Vuole un altro. Non sono bastati sette anni di Lazio Gate, sette anni sulla ricerca sanitaria, le assoluzioni. Io ho la condanna per una parola, vi ripendo il capo dello Stato rispetto però a questa Sorace, una medaglia. Però le chiedo un favore, permette. Parliamo della mafia capitolina allora, perché è gravissima. Allora, la domanda è, ma come ha fatto a non accorgersene? Allora, io ho espresso pubblicamente i miei dubbi, a differenza del ragionamento che faceva prima lui, sul fatto del fenomeno mafioso. C'è delinquenza enorme, non c'è dubbio. C'è stata fino al 2014, la gente che si ammazzava per le strade. Bande in contrasto, quelle che si dice no, che ora... fino al 2011, Fino al 2011. Io sentivo il PD ogni giorno attaccare le mani per i morti per le strade, quindi insomma... Evidentemente forse abbiamo una concessione all'orologio. No, sono i numeri, non è mica li può cancellare. E allora bisogna dire a chi faceva le dichiarazioni contro l'amministrazione. Però perché per le strade era proprio però, nel palazzo, no? E si prendeva un sacco di milioni di euro pubblici. Brava. E chi l'ha denunciata sta roba? Perché non la dice a questa ragazza? Glielo dica lei. Ecco, io. Perché il Consiglio regionale, poi sulla storia dei palazzi d'oro... Lei ha denunciato gli intrecci con Carminati, questa situazione di criminalità ma che coinvolge... Ma perché non sono domanda? Però visto che ha chiesto a Giulia però di rispondere a io me... Io devo dare alla conduttrice, la mia o mi fa rispondere a lei o rispondo a lei. No, ma se vi mettete d'accordo... Io sono la stessa domanda, non sono in realtà, di diplomazia, però sono rispettoso delle domande. Adesso mi ha fatto domanda sui palazzi d'oro. C'è un deputato del Partito Democratico, Di Stefano... Perché quando parliamo di. No, ma io parlavo dei suoi palazzi, non del Parlamento. Palazzo io? Palazzo del Consiglio regionale, e faccio di l'opposizione, era nel Consiglio eletto comunale dai con Alemanno. Eletto dai cittadini, certo. Adesso fa e ho fatto la mia battaglia politica. Adesso fa l'opposizione, Carminati non è arrivato no, a Roma. No, lui era opposizione di destra anche sì, con Alemanno. Bene, però, guarda, io, va bene. Lei è giovane, però non deve approfittare della gioventù per dire sciocchezze sesquipedali, che eccetera. Ma lei dice, Cecilia, del quinquennio semplicemente chiede, ma lei era là dentro, non se n'è accorto, prendiamo atto. Ma come so, la storia di Zingaretti, la gara... Sulla gara mafiosa, che piaceva ai cosiddetti mafiosi. Chi l'ha denunciata, se non io con un'interrogazione? Ma state scherzando? È Zingaretti che non se n'era accorto. E questa mattina ha dovuto fare quello che ha fatto, dopo una letterina. Ti vuoi muovere? Vuoi fare attenzione alle gare? Io sono stato, non Zingaretti. Lo dica anche a questa ragazza. Bianconi, dal Corriere della Sera siamo in collegamento con Giovanni Bianconi. Abbiamo letto i tuoi articoli di questi giorni, appunto, sulla mafia capitolina. E tu dici che solitamente sono i mafiosi al servizio dei politici, questa volta invece c'è un ribaltamento con questa mafia di Roma. Sì, io dico questo e dico anche che però prima bisognerebbe fare qualche premessa. Intanto stiamo parlando di un'ipotesi d'accusa. Adesso sono state arrestate molte persone, molte altre sono indagate. Bisognerà poi verificare tutto attraverso il seguito dell'inchiesta e i processi. C'è un'ipotesi d'accusa che parla di associazione mafiosa, essenzialmente per il metodo mafioso. Non si dice che Carminati fa parte della mafia o che gli altri indagati fanno parte della mafia. Hanno costruito un gruppo di potere, un gruppo d'affari che utilizza metodi mafiosi. E questo, secondo investigatori e inquirenti molto esperti di fatti di mafia e di 'ndrangheta che fino a pochi anni fa hanno indagato su mafia e 'ndrangheta, questo per loro rappresenta un sistema di Bianconi, mafioso. Perché tu parli di un ribaltamento, sì, che invece questa volta sono i io politici ad essere al servizio dei mafiosi o presunti tali ovviamente? Perché mentre solitamente anche nella criminalità romana, per esempio quella che viene identificata come Banda della Magliana negli anni Ottanta, di cui Carminati non ha fatto parte, è stato diciamo amico di alcuni di loro, ma in ogni caso, mentre in quel momento, in quei periodi c'erano i politici che chiedevano ai banditi di fare qualche favore su queste cose, adesso invece sono i banditi o presunti tali che si rivolgono ai politici e che ordinano ai politici alcune cose. Le nomine fatte al Consiglio Comunale di Roma su alcune aziende, dall'AMA alla Commissione per la Trasparenza ad altre, da queste intercettazioni che abbiamo potuto leggere, sono nomine quasi imposte. La stessa diciamo giunta Alemanno era circondata da persone che prendevano indicazioni da Buzzi e Carminati
Abbiamo sentito prima un'intercettazione di Gramazio, che ora siede al Consiglio regionale, ma prima stava in comune, e che prende indicazioni per fare quello che chiedono loro. E poi dice: le cose sono andate a posto. Ci sono messaggini di Buzzi ad Alemanno, che quando si riscrive il bilancio del Consiglio Comunale dal 2012 al 2014 con le indicazioni che voleva lui, dice: tutto ok, finalmente abbiamo risolto. E Alemanno dice ok. Quindi questo è quello che emerge. In questo caso sono i presunti malavitosi, diciamo, che impongono le loro scelte ai politici che probabilmente prima hanno fatto in modo che andassero. La nomina del Consiglio Comunale dell'Ama, raccontata in queste intercettazioni, è molto indicativa, perché proprio fanno una cernita di nomi. Prima ne fanno uno che però non può andare perché c'è un processo pendente, poi ne fanno un altro che però invece serve meglio in un altro posto. Alla fine scelgono quello che poi viene nominato, e così poi l'amministratore delegato. E Bianconi, questa è la cosa che hai ricordato, che nell'indagine, sotto indagine anche l'ex sindaco di Roma Alemanno, Bertazzoni è andato a trovare pure lui. Vediamo. L'uomo che passeggia nervosamente al telefono nel balcone della sua abitazione è Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, ora indagato per associazione a delinquere di stampo mafioso. Come sta Alemanno? Tutto bene? Capisco, salve. Capisco, il momento è difficile. Leggere le carte fa impressione, no? Dicono, le condotte di Alemanno hanno agevolato il sodalizio fra mafia e politica. Questa è l'ipotesi di reato, su cui sono solo indagato, la mia situazione al vaglio, vedremo che c'è. Il fatto che i suoi uomini, no, stiano comunque o gli arresti o indagati per questa contiguità con questa associazione... Questo è l'aspetto più drammatico, più brutto. Io mi auguro che ne usciranno fuori e dimostreranno la loro innocenza. Certamente è un'inchiesta seria che va seguita con grande attenzione. Ma lei poteva non sapere? Questo le chiedo, Alemanno, visto questa che i suoi uomini stanno dentro. Era una domanda legittima, però. Sì, potevano sapere perché io ho sempre lottato contro la criminalità organizzata, contro la mafia. E se qualcuno, nonostante i miei ordini, le mie indicazioni, ha pensato di avere delle collusioni strane, se qualcuno l'ha fatto contro la mia fiducia e contro quella che era la mia indicazione. Carminati, lei lo conosce? Mai. Il fatto che i suoi uomini comunque abbiano avuto rapporti con lui? Io più volte gli ho chiesto, tutti quanti mi hanno sempre negato di avere rapporti con lui. Hanno sempre negato? Sì. Sento, un'ultima cosa, perché io l'ho incontrato alla manifestazione contro il degrado delle periferie, no? E voi l'avete un po' sempre menata contro sta roba degli immigrati, centri di accoglienza e tutto quanto. Leggere ora che comunque una certa parte politica, la destra, ci speculi, ci abbia speculato, abbia preso dei soldi, abbia dato incarichi. E lo sa chi gestiva l'emergenza nomadi? L'emergenza nomadi la gestiva il commissario di governo, che era il prefetto di Roma, non la gestivamo noi. Sì, però gli appalti chi li dava? No, no. Gli appalti non li davate voi? Perfetto. Come commissario di governo, bisogna che vi informate, non è che potete andare soltanto per schermo. No, però gli appalti li davate anche voi, no? Nessun appalto su. Non solo. La 29 giugno, quella di Buzzi, ricordatevi che Buzzi era il capo sostanziale della Lega delle Cooperative di Roma. Sì. Era la persona. Aveva rapporti anche con la sinistra e anche con lei. Certo. Però ricordatevi che il suo ruolo si è diminuito alla nostra presenza, e lui gestiva solo una parte, cioè gestiva un solo campo nome, gli altri hanno gestito l'ACI Solidarietà, da Villaggio Solidare, eccetera. E noi abbiamo ridotto le spese da questo punto di vista, ma attenzione, la gestione, le scelte, gli appalti, gli affidamenti li faceva il commissario di governo. L'ultima cosa, proprio su Buzzi, se vinceva Alemanno, ce li avevamo tutti comprati gli assessori. Buzzi parlava a ruota libera e gli ha detto delle cose veramente allucinanti, per cui probabilmente era uno che viveva un po' sovraccitato. E detto questo, Pignatone ha detto che avesse vinto uno, che avesse vinto l'altro, per Buzzi e Carminati non sarebbe cambiato nulla. Però Buzzi ha detto: ora con Marino non sappiamo come fare, eh? Grazie. E vediamo allora una delle telefonate proprio fra Buzzi, che uno è il re delle cooperative rosse, e Alemanno, vediamo. In campagna elettorale la cupola si mobilita per Alemanno e il sindaco uscente può contare sul sostegno degli amici, anche quelli di sinistra. E allora Gianni, come stai? Io bene, dimmi di te. È vera sta storia del voto disgiunto? Votiamo Osimo per la sinistra e Alemanno sindaco. Questo mi onora molto. Però non lo possiamo dire, ah? No, vabbè, ma poi si nota.
Però mi raccomando, fate i bravi ragazzi. Per me vinci tu, gliela fai. Penso di sì, e siamo in recupero. Poi ovviamente bisogna vedere, non bisogna mai sottovalutare l'avversario. Va bene, ti abbraccio. Lirio, abbiamo aperto la puntata con te che ci dicevi che questa è una mafia vera e propria, una nuova mafia, mentre Bianconi ha un po' rivalutato, insomma, questa ipotesi. Io parlo per quello che leggo nelle carte. Vedete qual è la novità di questa indagine, che è bellissima, che il principale accusatore di Carminati e dei suoi uomini sono loro stessi, perché sono le intercettazioni ambientali che sono state fatte con grande fatica negli ambienti dove loro credevano di essere sicuri di parlare, e loro svelano il retroscena. Se noi a quella intercettazione che avete ascoltato togliamo il dialetto romano e mettiamo quello napoletano, il siciliano, il calabrese, a quest'ora noi già staremmo parlando di ergastolo, non di presunto mafia, perché è la modalità, come dice Giovanni, che è stata riconosciuta, è la modalità mafiosa. Quando avete sentito l'imprenditore di prima che deve cedere il terreno e lo deve cedere a tutti i costi, l'intercettazione prosegue dicendo che quello lì ha paura, così paura, che sta a casa, non esce di casa perché lo ammazzano. Quando le altre intercettazioni che abbiamo visto, quello dice vieni qua perché io ti ammazzo a te e a tutta la tua famiglia, sono modalità mafiose. Quando Carminati col suo braccio destro va da un gioielliere che aveva venduto un orologio che non doveva vendere, eccetera, e quello lo va a minacciare a casa, sono modalità mafiose. Ora, io parlo da cittadino, giornalista, i giudici poi faranno delle altre scelte, ma sulle intercettazioni, cioè sulle parole, sui fatti, ognuno si fa la propria opinione politica, sociale, cioè giornalistica, dopo che concludo, mi chiedo come mai gli amici di Gianni Alemanno non hanno indicato a Gianni Alemanno al momento in cui indicava Lucarelli e Mancini accanto a sé come il suo mentore. Potevano dire guarda che forse questi sono amici di Carminati, forse non è bella gente, forse è gente che fa altro. Lui, cioè, Alemanno ha detto che dopo che ha letto la tua inchiesta ha chiesto insomma ai suoi uomini, ma voi conoscete Carminati, gli hanno risposto tutti di no. Anche perché vorrei pure capire come fa Gianni Alemanno a dire che non conosce Carminati. Buon per lui, ma se dovesse uscire nel prosieguo dell'inchiesta, se dovesse viene uscire, fuori che magari c'è un contatto diretto con Carminati, allora può essere anche in grande difficoltà. C'è questa eventualità che forse potrebbe Alemanno abbia avuto un contatto diretto con Carminati. Ma non abbiamo le carte su Carminati e su Alemanno, abbiamo quelle su Carminati. Alemanno è indagato, perché non è stata chiesta. Perché questa è solo una parte, queste 1200 pagine sono solo una parte, dobbiamo aspettarci altri colpi di scena. Dobbiamo aspettarci che la chiusura di indagine per Alemanno e capire cosa c'è. Può essere pure che non c'è niente, chiederanno l'archiviazione, ma se mettiamo caso venga o verrà fuori un'intercettazione in cui c'è magari Alemanno che si incontra con Carminati, la pagherà, ma che vuol dire? Però bravissimo. Se lui dice, ma lei perché se non lui ha indicato dice, Mancini perché lo stavo in giunta con Alemanno, ma lei ha detto che è amico da 20 anni di Alemanno, ma non era una sua coalizione. Poteva dire guarda Gianni, vede, lei sta falsificando la realtà. Come ha falsificato? Io voglio essere serio su questa storia, non può fare imbrogli propagandistici. Come propagandistici? Io non potevo permettermi di dire ad Alemanno chi doveva essere il suo capo di gabinetto. No, ma semplicemente dice, perché guarda che c'è accanto una persona che ma lei non ha mai sospettato di questi uomini dicendo? Di Alemanno, no, lei sta dicendo un sacco di frescacce, ma che sta dicendo perché lei? Non si può permettere di dire cose non sono vere. Io voglio dire solo, cioè, una quale cosa, mi scusi permette. Quale sta dicendo quelle che ha detto su Alemanno? Se Alemanno nega di conoscere Carminati, perché lei deve insinuare il dubbio? Perché lei deve dire, con la credibilità che ha, perché deve far credere ai cittadini che la bugia la sta dicendo quella? I giudici ce l'avrebbero dimostrato. Ecco perché io sono prudente, vede? Ma non è stata chiusa. Scusi, scusi un attimo. Quando io prima ho sentito sta storia, presidente della commissione trasparenza, la storia siciliana la conosco un po' io, anche io per via coniugale, ci vivo, no? Ma fa bene. E quindi perché so poi bene. Ci sono anche io anche non ho mai visto degli aspetti quasi mafiosa, ironici, no? Perché lei, i tutori della legalità in questa storia erano quelli poi parlare. Implicati. Non ho mai visto una cosca mafiosa che si intesta il presidente della commissione di trasparenza, si prendevano gli assessori, si prendevano i sindaci, i governatori, ma che state dicendo Mirko, la commissione di trasparenza qua, che cos'è? Sembra che Laurentino 38 è così da ieri. I miei genitori vivono a Roma e mi ricordo che è capitato spesso magari il discorso che quando i miei erano piccoli, erano ragazzi come me, si diceva Laurentino 38 entri con la macchina ma non sai se esci.
Quindi io il come l'impressione, esattamente il quartiere del servizio, a me fa male vedere una cosa del genere, perché ho la fortuna di vivere e comunque bene, di non frequentare quei quartieri, e Roma dà anche un po' questa sensazione che dà come una realtà un po' patinata, e vedere certe cose vi assicuro che fa male. Quello che mi chiedo, com'è possibile che mia madre è del 61, oggi siamo nel 2014, com'è possibile che dal 61 al 2014 Laurentino 38, che è una realtà, che ci stanno le sparatorie, com'è possibile che nessuno si è accorto di niente? E non è che a governo, a me non me ne frega un cazzo se è PD o PDL o Forza Italia, non me ne frega assolutamente nulla. Io voglio vivere in una città in cui, se io entro dentro Laurentino 38, posso stare sicuro che ne esco. Perché queste storie non si sentono da 5 anni, non si sentono da 10 anni, Laura, si sentono da sempre. Io volevo... Laura, soltanto una domanda veramente breve, ma veramente breve, ma non vi vergognate. Io che ho 21 anni ho deciso di impegnarmi, di mettere la mia faccia, la mia vita, la mia esperienza, le mie conoscenze, ho deciso di candidarmi con un partito, ho avuto la fortuna di vincere le elezioni e mi sono messa in gioco. La settimana scorsa eravamo qui a parlare con i ragazzi che non si appassionano, che non si interessano, che non partecipano, che non credono. Io lavoro tutti i giorni per dare dignità e valore al mio lavoro all'interno delle istituzioni in cui credo e per cui lavoro, e siamo qui ancora a parlare di collaborazione tra politici e mafia. Ma non vi vergognate, io capisco che ci deve essere la presunzione di innocenza. Ma lei è strana veramente, la prego. Mi faccia per favore, ma no, si vergogna, parlare. Lo dice a chi commette reati. E per favore mi faccia parlare. No, grazie. No, lei non deve accusare, signori, le persone di cosa finiamo non hanno commesso. Dopo ascolto lei la sua si deve risposta. Scusare. Io non mi devo vergognare di nulla, signore, capito? Non ho io detto una vita non si vergogna, ho detto capito? Non vi vergognate. Ci hanno provato i giudici. La prego di farmi finire di parlare. Non c'è bisogno di stato qualcosa da nascondere. Perché mi sta credendo? No, lei che deve parlare. Si posso deve finire? Scusare. L'ascolterà, ma mi la faccio parlare. La mia famiglia ha sofferto 7 anni di processi. E di questo... Ha capito? Come lei abbiamo detto, deve vergognare. Ci deve essere la certezza... Lei deve conoscere le persone. Allora, ci deve essere la certezza del diritto. Dunque, abbiamo veramente la presunzione allora, di innocenza. Abbiamo la presunzione di innocenza. Ma il fatto che si arrivi ancora ad avere indagati nel mio partito quanto in tutti gli altri, non sto escludendo nessuno da questo ragionamento, ed è vergognoso che ancora si abbia una classe politica, dove non si deve generalizzare perché comunque sono singoli casi, scendono a patti con la criminalità, scendono a patti con la mafia, scendono a patti con coloro che vogliono rovinare questo Stato. Applausi. Questo è vergognoso. Applausi. Lei può contraddire Silvia. Questo punto? Ma devi essere certa, sta giustificando quello che è successo? Ma che sta dicendo che è un'altra cosa? Lei sta giustificando tutto ciò, scusi? Perché sembra che stia giustificando, si vergogna lei, vi dovete vergognare voi. Sia PDL, PD, qualsiasi schieramento politico, si deve vergognare per quello che hanno fatto, eh? Cioè, noi non stiamo parlando di singoli, eh? Cioè, no, vabbè. Le posso fare un augurio? Che non le capiti mai quello che è successo a me, guardi, io l'auguro, perché veramente passerà una vita di inferno, sarà un calvario. Io vorrei che questa cosa, e lui c'ha ragione su questo, io lo voglio sapere in 7 giorni, in 7 mesi, se è vero quello che ci hanno raccontato. Non voglio aspettare 7 anni, perché rovini le vite, è quello che è successo esattamente e a me. E entrambi, tutti, io mi sono dimesso da ministro per un articolo di giornale, cari signori che parlate di storaccia, però, come le chiedo... Come chiedo a Laura e agli altri ragazzi di non generalizzare, perché le generalizzazioni... Beh, se uno mi dice deve vergognare, scusi. Infatti non devono generalizzare, però chiedo a lei diciamo di non personalizzare. Quindi di non... Stiamo parlando della mafia di Roma, non ci riporti sempre al suo caso personale, ma invece ci riporti su quelle persone responsabili. Io dico, davanti a intercettazioni come quelle di Gramazio, che riesce a sistemare, a trovare i soldi per il capo delle cooperative, per Buzzi insieme a Carminati, lei non ha da dire niente? Ancora dice che è un suo amico, che non ha fatto niente? Presunzione di innocenza per tutti, però davanti a intercettazioni così importanti... Io voglio capire se c'è quanto millantato credito c'è in questo tipo di intercettazioni. Quante chiacchiere si fanno per raccontare, le stavo dicendo. Ma questa politica che si vuole accreditare così, trovando i soldi, questa è una bella politica, anche se non ci fossero implicazioni giudiziarie. Ma se non ci fossero implicazioni criminali sarei molto più contento, e dovrebbe fare la trasmissione anche lei per gioire che non ci sono infiltrazioni criminali. Ma questa politica che cerca i soldi per gli imprenditori amici è una politica che dobbiamo sponsorizzare, ma che è nostra, cioè, ma anche se, però...
ma la prossima volta il punto... mi invita con un cartello e tu racconta la storia. Storace, no, Storace. Prendermi le responsabilità. No, io non sto dando responsabilità a lei, io glielo ripeto, a me non me ne frega nulla di chi sia. A me non me ne frega niente di chi sia, io voglio semplicemente che si faccia qualche cosa, perché è assurdo che dal 61 al 2000 e anche prima non se la situazione sia uguale. Dicendo che la colpa è tutta di uno, no? La colpa, questa la colpa così è di tutte le amministrazioni che hanno governato questa città da 70 anni. L'amministrazione attuale che dorme da un anno e mezzo, che non si è accorta di quello che succede a Roma, non ne parla nessuno. Lei Di Marino, Di Marino, chiedo scusa, e dei 30.000 euro che Buzzi gli dà per la campagna elettorale, ancora non ha detto a nessuno. Alemanno ne ha presi 40.000. Alemanno ne ha presi 30.000. No, perché lui ne ha presi 70.000. E infatti uno li ha pagato e quell'altro no. Ma Alemanno non solo li ha presi per la campagna elettorale, li ha presi in concomitanza di decisioni che servivano alla cooperativa, ai milioni di euro che entravano. Sono appeso i soldi. Ma io voglio capire, ma lei ci crede che c'è una crisi di garanzia così storica? A lei sembra normale, scusi, a lei sembra normale che il capo della cooperativa dà i soldi alla fondazione di Alemanno in corrispondenza di decisioni che gli danno milioni di euro? Credo di assumere poi i politici o la fondazione, quindi sono molto contento. Allora le voglio dire, non mi sembra nemmeno normale che in una città come questa, dove si dice che c'è stata la mafia, e sembra che ci sia anche adesso. C'è. Ma scusi, ma fai, perché c'è. Si dice che c'è stata la mafia, l'inchiesta, parlo dell'inchiesta, non sto discutendo l'inchiesta. Si racconta, c'è questa storia, che c'è la mafia con Alemanno. Credo che non sia uscita dal Campidoglio quando Alemanno è andato via. Credo che ci sia rimasta. Se vedo... loro si sono riorganizzati, no? Hanno detto andiamo a fare un po' le diciamo puttane sono bravi, minigonna. No. Un assessore se ne deve andare, ottimo. Il presidente del consiglio comunale se ne deve andare. Il garante della trasparenza nominato dal sindaco se ne deve andare. Ci abbiamo una deputata che si deve dimettere per entrare in giunta, perché in Parlamento ci deve andare un deputato che si frega 2 milioni di euro di tangenti. E tutto questo è normale. Quindi per lei cosa bisogna fare tutto del tutto questo comune? È normale? Non è un metodo mafioso questo? No, non lo è. No, perché le spiego una cosa, semplicemente. Dall'intercettazione emerge veramente una delle poche robe in cui cercano di agganciare Marino, non ci riescono e dicono basta, con Marino non possiamo. Anzi, avevano ostacolato anche l'elezione di Marino a sindaco. Dopodiché, sindaco Marino, lo lavorano ai... Ma lei legge le intercettazioni, saranno hanno definito Marino inaffidabile. Marino inaffidabile, per cui non riescono ad agganciarlo. Ma cose che dice. Allora è un incapace, si ha nominato assessori che stanno in contatto con la ma lei quanti ne ha nominati? Ha capito, per cui non è che può dire queste robe. Io dico soltanto, le chiedo, lei ci crede che c'è una mafia a Roma? Io credo che ci sia una criminalità prepotente che va sgomberata. Criminalità che significa? Che fanno gli scippi, che rubano le borsette. Non mi trovo, guarda, quindi Storace, per lei la mafia a Roma non c'è. Io sono indemoniato, capito? Se questa roba è provata, ma voglio che sia provata. Non voglio aspettare 7 anni per sapere la verità. È legittimo questo o no? Ma inizia a fare delle domande. Posso che io penso che questa sia un'inchiesta che ha colpito tanto la destra quanto la sinistra, no? Perché poi quando si va a arricchirsi in maniera indebita, tanto gli uomini di destra quanto gli uomini di sinistra dimostrano che c'è un unico colore, che è quello dei soldi, no? E poi il problema principale qual è? È però che io voglio fare una domanda a Storace. Cioè, come chiama lei, almeno secondo quello che hanno detto gli inquirenti, una cupola con al vertice il nero di romanzo criminale, un personaggio che io pensavo fosse lasciato alla filmografia o magari alla galera, che ha coinvolto esponenti dell'estrema destra, uomini delle istituzioni di ambo gli schieramenti, personaggi che fanno parte della dirigenza pubblica, che hanno dato vita ad un progetto teso al controllo degli appalti e al controllo delle municipalizzate per andare a gestire milioni di euro da parte del comune. Come lo definisce lei? No, voglio sapere, che cos'è? Perché se non dà una risposta a Federica lei si arrabbia, capisci? Io ho letto l'inchiesta, lo definiscono mafioso, ma pensi che ce l'ho io gli elementi per definirlo? No, io faccio le indagini, ma che discorsi sono? Di andare a sminuire l'entità del fenomeno. Io definisco questo. A me dà molto fastidio che si associ
al sogno della mia gioventù, ma alla destra, questa roba. Mi scusi, lei ha detto, io non ho ricevuto alcuna minaccia, quindi francamente penso che sia eccessivo parlare di un progetto. Ho questo dubbio. Lei, lei al momento non si spinge a definirla la mafia di Roma. No. Vauro. La figlia del magistrato. No, madonna, ma io... No, Federica è la nostra combattente. Io sto a sentire qui, sinistra, destra. Mi sembra, come dicono sempre, un dibattito archeologico. Ma scusa, ma io mi sono adattato, lo vedi? Siamo nei tempi del patto del Nazareno, in fondo, no? Il patto del Nazareno è stato fatto da Renzi con un sospetto mafioso che si chiama Berlusconi, di un partito fondato da un mafioso che si chiama Dell'Utri, e Compagnia Bella, ed è un patto. Mi stai preparando il litigio? No, no. Voglio dire, ora se c'è il patto del Nazareno ci può essere. Ma lei si rende conto? Ora ci vuol venire a fare le vignette anche. Ma lei si rende conto di quello? Lo sono sicuro. Meglio si dice. Le do il pennarello, basta che si levi dai coglioni. Oh. Un po' di rispetto. Volevo finire, dicevo, dal patto del Nazareno al patto del Carminati, voglio dire, che male c'è, insomma, no? Però, veramente, sono superate queste vecchie barriere. Roma, indagati anche esponenti del PD, basta con le vecchie divisioni ideologiche, siamo tutti nella stessa cosca. È la conciliazione, è veramente. Un nuovo patto del Nazareno. Non solo, Giulia, ma io credo che Roma sia una lezione importante in questi tempi così drammatici per le istituzioni. Eccola qui. Successione al Quirinale, la lezione romana. Serve un presidente che metta d'accordo tutte le forze politiche. Totò Riina? Dici che lì l'accordo palla Vincino. È bipartisan. Io torno indietro sulla Lega delle Cooperative. La Lega delle Cooperative sta al PD come Mediaset sta a Berlusconi. Solo che Berlusconi il cattivo gusto di nominare Confalonieri ministro non lo faceva, non ci arrivava a questo cattivo gusto. Perché il conflitto di interessi che c'è tra la Lega delle Cooperative e tutto il mondo della sinistra è pazzesco, cioè non è che ce lo dimentichiamo. Non è che non voglio dare volevi il nome, ma assolutamente lo facciamo subito. Si non è che... Ma vicino è un'altra vignetta. No, il guaio vedi di me e Vauro è che stiamo dietro a politici e giornalisti, però non si vede. Mannaggia. Ma cosa stai facendo, Vincino? Vabbè, il guaio di me e Vauro è che stiamo dietro a politici e giornalisti. No, però non è carina quella cosa sotto. Hanno mangiato pesante questa sera. Hanno mangiato pesante. E allora, dopo la pubblicità, vediamo dove cercavano di mettere tutti questi soldi. Nei campi rom. Siamo andati a vedere appunto uno di questi campi rom. Come è ridotto, vediamo. Dopo la pubblicità. Siamo nel campo rom di Castel Romano, il campo al centro dell'inchiesta Mafia Capitale. Per questo campo il comune ha speso nel 2013 5.300.000 euro, dati a cooperative, associazioni, società partecipate dal comune. Una di queste cooperative è la Erikes, a cui sono stati dati 1.935.000 euro. A capo di questa Erikes chi c'è? C'è Salvatore Buzzi, l'uomo della rete delle cooperative, il braccio destro di Massimo Carminati. Ci hanno buttato qua dentro, vedi? Si sono messi in tasca i soldi, Alemano e altri del comune se li sono messi. Questo campo qua non vale niente, non ci puoi vivere, non sono condizioni schifosi. Secondo te questo campo vale 2 milioni di euro? Secondo me non vale, 500 mila euro vale. Non di più. Un container forse verrà. Ma quale cavalli? Questo è peso di Alcatraz. Risorse per Roma ha preso 914 mila euro per il presidio del campo. Niente, è presidiato e controllato ma questo campo. Ma niente, nessuno, vedi, c'è mondizia da ogni parte. All'AMA sono stati dati 270 mila euro nel 2013 per i rifiuti di questo campo. Niente. Sono fogne queste. Quello è fogne. Quello è fogne, vedi dove esce mondizia, sentite? Sì. Sentite, vedete dove noi viviamo lì? Deve venire a squadra per quello che giustano, non viene nessuno. Ecco un topo morto che ha mozzicato la corrente. Non si può vivere qua.
Pensate se voi entrate qui e vivete come noi, come vi sentiresti? Troppo male. Dovresti vivere qui per vedere almeno un giorno se sopportassi queste cose come le sopportiamo noi, questi bambini piccoli. Siete pagati dal comune di Roma? Oppure? No, dall'ente gestore. E chi è l'ente gestore? L'Ericas 29 giugno. Ah, l'Ericas. L'Ericas di Salvatore Buzzi? Ma guarda così. No, 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 però Salvatore Buzzi, insomma, è stato arrestato, lo sa? Sì, lo so. Nell'ambito dell'inchiesta sì. Mafia Capitale. È stato dato più di 1 milione di euro alla Ericas nel 2013 per il presidio del campo. Di fatti amministrativi. Però concretamente come lo presidiate il campo? Se vede perché io sono entrata nel campo, non mi sembra che venga gestito benissimo. Spazzatura ovunque, fogne che esplodono. Se da via ne faccio tutte le segnalazioni che abbiamo fatto. Quindi, sì, come sì, viene noi, gestito? Noi su questo qua ci lavoriamo 365 giorni. Ma lavorate per cosa? Non hai capito, noi lavoriamo perché vengano mantenuto l'ordine. Però poi, che possiamo fare? Ma noi più di tanto, che cosa possiamo fare? Mia figlia vive lì, è sposata. Vive con 5 bambini e loro 2 sono 7 persone. Guarda dove vive. In, sì, sua figlia? In, mia figlia, sì, guarda dove vive. E in che condizioni, che maniera, in una roulotte tutta sfasciata, non ci hanno dato un container. Guarda dove viviamo. Bagni questi portabili che vengano a pulire, ogni settimana vengano a pulire. E non ci hanno aiutato niente. E poi dicano ogni giorno, vediamo su televisione, rubano i zingari, sì, rubiamo, non è che non rubiamo, ma noi rubiamo un pezzo di pane per affamare i nostri figli, ma altri questi di politici rubano milioni, miliardi, dove vanno a finire questi soldi? Non siamo solo noi delinquenti. Partito l'applauso appunto sui politici che rubano, ma rubavano soprattutto appunto queste cooperative. Buzzi, che era il capo di queste cooperative, il braccio destro di Carminati, vi voglio ricordare che da questo campo si è preso quasi 2 milioni di euro e la facilità con cui riusciva a prendere questi soldi è perché li prendeva con affidamento diretto, perché oltre il 90% dei soldi distribuiti per questi campi veniva affidato per affidamento diretto e quindi senza gara, che è uno dei motivi che fa così fiorire la corruzione. È uscita adesso la classifica, l'Italia come sempre ha record di corruzione in Europa, ma vediamo perché riuscivano a ottenere tutti questi soldi, perché Carminati faceva paura e perché aveva una libro paga i politici, vediamo. Il nome di Massimo Carminati apre tutte le porte a Salvatore Buzzi. Ci avevamo un problema in Campidoglio. Allora, praticamente bisognava parlare col capo segreteria, il padre eterno. Allora chiamiamo Massimo e faccio: a Massimi, guarda che qui c'è un problema io. C'è un problema a farmi fare 300.000 euro. Mi richiama e mi dice: vai in Campidoglio. Che lui alle 3 scende a parlare con te. Ho fatto: a Massimo, guarda che io manco salgo su, E lui: no, guarda che è lui che scende giù. Vai in Campidoglio, tranquillo, alle 3. Oh, alle 3 meno 5 quello scende. Dice: ho parlato con Massimo, tutto a posto, domani vai. Oh, era tutto a posto veramente. C'hanno paura di lui, c'hanno paura. Quando Marino subentra ad Alemanno, Carminati impartisce le nuove disposizioni per continuare a fare affari. Bello mio, che mi dici? Mi sono fatto un giro per i dipartimenti a salutare le persone. Eh beh, è naturale, no? Bisogna vendere il prodotto, amico mio. Bisogna vendersi come le puttane adesso. Ma in sto periodo non sai a chi venderti. Siamo praticamente all'8 settembre. E tu allora mettete la minigonna e ci vai a batte con questi, amico mio, capisci? Vabbè, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Tutto sotto controllo. Tra i referenti di sinistra della Mafia Capitale c'è Luca Odeven,
che è stato vice capo gabinetto di Veltroni e capo della polizia provinciale con Zingaretti. Collabora con il Ministero dell'Interno per l'emergenza immigrazione. È da lì che passano i fondi per i centri di accoglienza. I ROS lo intercettano mentre parla con la sua segretaria. Io con il Ministero ho relazioni continue. Sono in grado di orientare i flussi di migranti che vengono da giù. Se loro hanno strutture che possono essere adibite a centri di accoglienza da attivare subito, in emergenza e senza gara, io gli faccio avere parecchio lavoro. Luca Audeven è al libro paga di Salvatore Buzzi, insieme a molti altri politici. La cooperativa campa di politica, per questo io finanzio giornali, manifesti, pago le segretarie, lunedì io ho una cena da 20.000 euro. E questi sono tempi duri, dove si paga di più, perché ci sono le elezioni comunali. E noi spendiamo un sacco di soldi sul comune, se punti sul cavallo sbagliato... Io mo c'ho 4 cavalli che mi corrono per il PD, altri 3 che mi corrono per il PDL, e poi con Marchini, e ho pure contatti con Luca De Ven. Ma tu lo sai quanto io do al mese a Luca? 5.000 euro ogni mese. Ma deve lavorare o no? Poi a un altro che mi tiene i contatti col comune gli do 1.500 euro, a un altro 750, a un assessore 10.000 euro al mese, tutto rientra. Quest'anno abbiamo chiuso con 40 milioni di fatturato e tutti i soldi, gli utili, li abbiamo fatti con gli zingari, sull'emergenza alloggiativa e sugli immigrati. E con questo sistema di finanziamento ai politici direttamente stipendiati da Buzzi, Buzzi stesso non può credere a quanti soldi fa. Sentiamo. Ma che anticipato? Una cosa la vabbè, che c'entra? Tu c'è idea. Non è che un cantieretto guadagni miliardi. Ma apposta, tu c'è idea quanto ci guadagno sugli immigrati? Traffico di droga rende di meno. Buzzi, il re delle cooperative, ritratto con quello che oggi è il ministro Poletti, che all'epoca era presidente della Lega Coop. Questa foto sta facendo veramente il giro dei giornali, del web, e ha creato molte domande, e una l'ha fatta proprio oggi Roberto Saviano, che su Repubblica ha detto: Poletti non è indagato, ma davanti a una foto di questo tipo Poletti deve una risposta all'opinione pubblica. Ha avuto un rapporto continuativo con Buzzi, come ha fatto a non farsi delle domande davanti a una cooperativa che addirittura riusciva a fatturare 60 milioni di euro in un anno? E quindi Saviano dice Poletti dà una risposta. Poletti oggi ha detto che lui è indignato, perché una reputazione come la sua non può rovinarsi per una foto così, perché di cene se ne fanno tante, e quindi non poteva sapere che Buzzi stava organizzando e facendo crescere il suo impero con questo sistema. Carlo Bonini da Repubblica, tu hai proprio scritto su Burra insieme a De Cataldo e hai raccontato in un libro quella che invece è la mafia capitale. Mafia capitale che abbiamo visto si avvale dei soldi, delle finanze delle cooperative, di politici anche di sinistra, ma secondo te questa mafia è una mafia che possiamo definire nera oppure rosso-nera? No, tutto a posto. Ma mi sembra che la mafia sia nera, non vedo dove sia rossa, francamente. Altro il discorso che poi diciamo ha inquinato e intossicato la vita politica della città, sia nel periodo delle giunte di destra, cui era organica, sia nel periodo, diciamo, in questo scampolo inizio di gestione della città da parte del centrosinistra, ma l'organizzazione in tutte le sue articolazioni è nera. A meno di non voler sostenere che questo Buzzi sia un uomo di sinistra, questo Buzzi è un signore che nasce a sinistra e che poi si converte al credo di Carminati, che è quello del grano, no? Fare una montagna di soldi. Buzzi è un traffichino, diciamo, che con la politica ha divorziato probabilmente molto tempo fa. È uno che ha ammazzato la gente, quale traffichino? Buzzi è andato allora, in carcere per un omicidio di una prostituta. Ma veramente, Bonini. Traffichino. Allora,
Allora, Storace, posso dire una cosa? No, ho fatto un'interruzione, chiedo scusa. So, non è che in televisione ci vado spesso, ogni tanto capita l'interruzione. Bonini? Allora, dicevo, quindi questa mafia qui è una mafia nera. Massimo Carminati è figlio diciamo, di un pezzo della destra di questo paese, pezzo peggiore della destra di questo paese. Oggi sentivo anche prima, Carminati non lo conosce più nessuno. Questa mattina Gasparri a stento ricordava il cognome, Alemanno non lo ha mai incontrato. Quando diciamo, salvo poi ovviamente dover verificare che Alemanno aveva come suo tesoriere Riccardo Mancini, che di Carminati non solo è stato sodale in gioventù, ma era, come dire, il pupazzo. Allora, quindi noi stiamo parlando di una storia figlia della storia della destra, della storia politica di un pezzo della destra. Capisco che oggi, che come dire, tutti cerchino di prenderne le... Che combatteva la destra legalitaria. Non stai facendo arrabbiare solo Storace, ma anche alcuni dei nostri ragazzi. Mirko, perché ti arrabbi quando Bonini dice che questa è una mafia di matrice nera? Sì, perché quando è nera è nera, quando invece c'è sta quello della coppa non è di nessun colore. Soltanto quando ci fa comodo a noi gli dammi i colori. Allora facciamo un discorso soltanto quando è dall'altra parte. La mafia è mafia. Non è né nera né rossa, è mafia, punto. Ma noi ci stiamo chiedendo se ha una matrice. Bonini dice chiaramente che è di destra. Invece Buzzi non era di sinistra. Perché era capo di gabinetto di dentro. Attenzione, perché col collegamento è più difficile. Bonini? Se strilli e chiagiti non è che hai ragione per questo. No, non voglio allora, avere ragione per questo, ma mi fa abbastanza ridere il fatto che se mi fai fine. Aspetta Mirko, Bonini. Allora, insisto, ribadisco. A scorrere l'organigramma del nocciolo criminale di questa associazione, dal suo capo ai suoi mozzaorecchi, quelli che spaccano le ossa nei retrobottega dei garage, sono tutti figli di un pezzo della destra di questo paese. Sono ex NAR, condannati con sentenze passate in giudicato, in qualche caso sono anche degli assassini. Anche Buzzi lo è però. Quasi sempre. Allora, io purtroppo, come dire, continuo a essere interrotto. Infatti chiedo di non interrompere perché il collegamento è difficile. No, ma a me piacerebbe essere interrotto. Mi piacerebbe essere interrotto da persone che sanno ciò di cui parlano. Allora Buzzi è stato in carcere per omicidio della storia della destra Storace, italiana. Scusi, dopo perché parla lei vuole infangare la destra italiana. Storace, col collegamento così non si può fare. Dopo parla lei, però adesso parla Bonini. Bonini, io ti voglio aggiungere una domanda, però Storace, le faccio chiudere il microfono se non si interrompe, perché col collegamento non l'ho fatto. Col collegamento non si può fare questo andirivieni, Bonini. Ti faccio un'altra domanda da aggiungere a quello che stavi dicendo, però questi soldi facevano comodo sia ai politici di destra che a quelli di sinistra. No. Sì, no, ma io stavo finendo questo ragionamento, stavo dicendo che questa mafia ha una matrice, una storia e delle origini nere. Dopodiché, come tutte le mafie, si siede al tavolo con gli interlocutori che le consentono di ottenere ciò che vuole, ciò che cerca, con gli interlocutori che si piegano al suo metodo e quindi trova buon gioco con un pezzo della sinistra della città di Roma che della cogestione della spesa allegra ha sempre fatto una regola di comportamento. Quindi affonda come una lama nel burro. Questi sono i fatti allo Stato. Poi ce li possiamo raccontare come volete, ma questi sono i fatti. Dopodiché, e questa è la seconda considerazione che vorrei fare, e non è una raccomandazione che faccio a Storace, cui devo dare atto nella sua vita politica di sempre di grande coerenza, per la quale ha pagato dei grandi prezzi politici, è vero quello che dice. Ma io, una raccomandazione che mi sento di poter fare, è che la politica cominci a parlare il linguaggio della verità innanzitutto con se stessa. Allora, non stiamo facendo il processo penale a Gianni Alemanno.
Ma Gianni Alemanno si potrebbe fare una domanda, diciamo, il distratto Gianni Alemanno. Un signore che spende 1,5 milioni, 2 milioni per un luogo che definire campo nomadi è un eufemismo, perché quel luogo lì è una discarica umana. Oltre 5 milioni. Allora, quando io tiro fuori 5 milioni e mi capita, perché sarà capitato, no? Immagino al sindaco Alemanno durante la gestione della sua, diciamo, della sua giunta, di passare per Castel Romano e vedere che quel luogo è una discarica, immagino si sarà fatto una domanda come sono stati spesi quei 5 milioni, o no? Si sarà fatto una domanda a Gianni Alemanno negli anni del perché in questa città i migranti vengono alloggiati in abitazioni dove una stanza in cui si ammassano in 8 viene pagata 2.500 euro al mese? Antonio, io penso che queste domande se le sarebbe dovute fare, che poi forse se le è fatte, forse si è dato una risposta, ma quella risposta, come dire, era inconfessabile probabilmente. Antonio, era il motivo poi per il quale il capo della sua segreteria si precipitava giù alle 3 del pomeriggio perché gliel'aveva chiesto Massimino, magari. Antonio, proprio in questo studio abbiamo visto le rivolte di Tor Sapienza e quel dito puntato contro i Rom, gli immigrati. E abbiamo visto poi quei soldi come sono stati usati e magari proprio da chi ci speculava o soffiava sul fuoco, no? Allora Giulia, quello che abbiamo visto e quello che mi è passato negli ultimi giorni ci fa capire una cosa, che il nemico è uno, è comune, che in Italia chi ruba e non lavora non è l'immigrato ma è il politico. La cosa che mi fa pensare è il fatto che dove sono i ragazzi che fanno gli agguati? Dove sono gli amici di stima che fanno le ronde oggi che ci sono dei politici che rubano dei soldi? Io l'ultima volta ho detto che l'Italia è un paese di vigliacchi, ho generalizzato e l'ho sbagliato, però è vero, perché oggi che c'è da fare una rivoluzione non c'è nessuno. Io vivo in un paese dove fa più paura il Rom che sale su un bus e fa un'elemosina di un indagato in via definitiva che può fare le riforme costituzionali. Fa pensare tantissimo. Indagato in via definitiva è una nuova forma. Io solito mi sono abituato a sentire il politico anche in studio parlare sempre e dire basta alle generalizzazioni. L'ho detto anche oggi Storace, è giusto non fare generalizzazioni, ma com'è possibile che il politico sia il primo a fare generalizzazioni, per esempio quando si parla di immigrati, quando si parla di musulmani? Qualche giorno fa il pontefice, la guida spirituale, ha detto che i musulmani devono condannare il terrorismo con forza e così. Ma te sei rappresentante della comunità islamica di Cinisello Balsamo, no? Quindi l'ha chiesto anche a te. E quindi l'ha chiesto anche a me. Ma io perché devo guardare oltreoceano? Perché devo andare lontano quando i problemi che vivo io non sono quei problemi, ma sono i problemi che io vivo qua. E quando mi vengo accusato di questo... E che quindi io devo sempre prendere le distanze dal terrorismo, cioè, quando il primo terrorista ce l'ho qua in casa mia. Il primo terrorista sono quelli che sono in politica e che sporcano il nome della politica. E poi sono anche felice e scontento per una cosa, perché ma che c'entra l'ISIS con l'Italia? È questo, è proprio questo. Usama, chiudi perché devo andare da Bianconi. Chiudo dicendo che a me dispiace convenire che la Lega Nord ladrona abbia ragione quando dica che Roma è ladrona, ma non pensavo che Roma ladrona significasse quello che abbiamo visto oggi. Bianconi, Marino ha detto che secondo lui potrebbe anche esserci stato un disegno proprio per aizzare le periferie e per vedere le rivolte che abbiamo visto proprio negli ultimi giorni. Però tu prima ci hai detto... Lirio parla di una mafia romana, la mafia capitolina. Storace invece dice che ancora non si sente di poter usare parole così ferme. Te invece prima ci hai redarguito un pochino e hai detto attenzione. No, io ho detto attenzione semplicemente perché siamo all'inizio di un'indagine, cioè siamo nella fase iniziale di un'indagine, iniziale per gli indagati, non per la polizia, non per i carabinieri e per i magistrati ovviamente. E noi stiamo cominciando ad avere le carte dell'accusa, adesso dobbiamo vedere poi tutto il resto. Così come credo che non bisogna generalizzare, io credo che
questo pezzo di malavita sia un pezzo di malavita vera che ha condizionato davvero i poteri della città. Il problema è giuridico poi se si sarà associazione mafiosa oppure no, ma questo è un altro discorso che non ci riguarda. In ogni caso ha condizionato la vita cittadina. È una cosa che riguarda soprattutto il malaffare economico. Metterla insieme con la droga, ad esempio, in questa fase non c'entra molto, secondo me, perché nelle stesse intercettazioni, che giustamente consideriamo attendibili perché sono sodali che parlano tra loro, Carminati dice sì, però mi dicono anche che io faccio il traffico di droga sui giornali, ma io con la droga non c'entro, e dall'indagine la droga al momento, da quello che sappiamo, non emerge. Forse emergerà da altri aspetti di collegamenti di altri personaggi che non sono Carminati. Ma detto questo, il problema è che poi purtroppo, siccome c'è la politica di mezzo, si va a finire che Storace deve difendere le origini della sua destra e la sinistra deve difendere quello che attualmente sta facendo. Probabilmente ci sono coinvolte molte persone che forse andavano agli stessi comizi di Almirante a cui andava Storace negli anni 70. Poi dopo hanno preso un'altra strada, è evidente questo, che hanno preso un'altra strada, ma le origini sono quelle, che non c'entrano con la malavita di oggi, c'entrano con i metodi criminali che hanno continuato a utilizzare dopo che hanno fatto la lotta armata, un pezzo di lotta armata per la politica, poi l'hanno fatto, hanno usato quegli stessi metodi per la criminalità comune, andando in... Molti di questi sono stati rapinatori, oltre che terroristi di destra all'inizio, eversori di destra, Lirio, sovversivi di destra, diciamo così. Possiamo parlare, appunto, come diceva Bonini, di mafia nera? Io, sì, l'origine, quella che dice Carlo Bonini, è quella, diciamo, la radice purtroppo è quella, arriva dalla destra, dalla versione di destra, ha ragione Giovanni. Tutto questo messo insieme ha fatto sì che Carminati, con i suoi uomini, ha perfezionato questa banda di prima, questa criminalità, la loro poi, scuola di strada del passato. La scuola oggi si è perfezionata, oggi si è messo in mano questa organizzazione criminale organizzata. Quindi è più cioè pericolosa. Mafia, molto più pericolosa, perché ha messo i propri uomini dentro un consiglio comunale, dentro un consiglio regionale, dentro le aziende municipalizzate, dentro un'assemblea democratica, inquina la politica, inquina l'economia legale. E per te ci può essere chi non sapeva dentro quelle stanze? È impossibile. Un politico, anche come Storace, che conosce il territorio, conosce perfettamente chi sono i criminali, chi sono i Carminati, chi sono... Oggi la politica deve iniziare a fare una pulizia, una selezione dei propri dirigenti, dei propri candidati. Questo, per favore. Storace, è impossibile che lei non sapesse, secondo Abate. Ognuno ha le sue convinzioni, è legittimo che le abbia, non ha mai fatto politica, quindi non si rende conto di quello che dice. Allora, come no, minimo va il prosciutto Carminati, sugli occhi, gesta oppure non può addormentato, però, o no? Scusa. No, anche lei ha il dono del rispetto, E perché guardi che io non sono affatto addormentato e io l'ho dimostrato prima. Il tema è un altro qui. Io le gesta del passato di Carminati le approfondisco in questi giorni. Non è mica una colpa non averci avuto rapporti, che quasi uno si... No, perché sembra che uno invece deve dire li ha avuti, andava allo stesso comizio. Io non so se c'era lo stesso comizio. Lei non l'ha mai conosciuto, Carminati? No, ma probabilmente per ragioni geografiche, perché stavo un'altra parte di Roma. Non è che sto dicendo... Io ho vissuto gli anni di piombo. La maggior parte di questi ragazzi non credo proprio. Beh, anche ho rischiato... Anche Carminati. Certo. C'ha la mia età, 58, ho letto sul giornale, ma gli anni di piombo... Al fungo all'euro non ci hanno nato insieme. Storace. Scusate, stavo dicendo una cosa, ci sono 27 ragazzi nostri ammazzati. Mi permettete di difendere il loro onore rispetto alle accuse di mafia? Allora, cerchiamo per favore di rispettarci un pochino su questo, perché se noi dividiamo la mafia, questo voglio dire io, in rosso e in nero, poi non ci si unisce per combatterla. Una volta, si ricorda, la Sicilia, c'era la mafia bianca, oggi c'è Crocetta, presidente della Sicilia. L'ha fatto vincere la mafia o no? Se avesse vinto Musumeci, presidente dell'antimafia. Ma che c'entra questo? Ah, che c'entra? No, c'entra perché si fa a fette la mafia e si dice un giorno la mafia sta col potere.
corrompe il potere. Sicuramente. Allora non gli dobbiamo dare la coloritura politica. Parlando, questo voglio come dire. Diceva poi Carlo se c'è Bonanni, il fesso che ci cade. La radice di questa mafia arriva Abate, se c'è il fesso che ci cade, è la colpa sua. Francesco, ma non va mischiata una comunità. Storace, hanno una domanda per lei. Cosa dicono su internet, Francesco? Sì, Storace, c'è una cosa dalla nostra community che tutta la sera che le vogliono chiedere, perché ha girato tanto intorno a questa parola mafia. Questa parola mafia, lei l'ha usata... Non ho detto che la mafia non esiste. No, però qualcuno l'ha già detto e non gli ha portato bene. Diciamo, lei perché non l'ha voluta pronunciare? Cioè, perché su Roma, le dico, le risposte, aspettiamo, vedremo, ci vorranno 7 anni, non sembra che bastino. Perché lei non pronuncia la parola mafia su Roma? Io e pronuncio poi ci dicono, la parola rispetto mafia, a questa cosa che nessuno l'ha vista. Guardi, glielo dico e lo spiego, perché non ho remore a spiegarlo. Io la parola mafia, a Roma, a parte i libri, a parte gli articoli, nella politica, nelle istituzioni, io ho letto un'intervista, perché si deve leggere anche quello che dice alle parti, non solo quello che gli accusano, no? Lui ha raccontato di aver chiesto ai procuratori capo, prima di Pignatone, se si poteva parlare di mafia a Roma, il sindaco. Poi quando è arrivato Pignatone ha detto io ho bisogno di un anno per capirlo, l'ha detto anche il prefetto di Roma, Pecoraro. Cioè, non e è che gli adesso, avevano negato adesso, D'Alemanno che ci fosse la mafia. Prima di Pignatone la risposta allora, era la mafia a Roma non possiamo c'è. Dirlo. Quindi se lo dicono quelli che indagano, che perché lo devi chiedere a me se c'è la mafia a Roma, perché sono il Consiglio Comunale, che faccio l'investigatore? Sono cose che non hanno senso. Noi dobbiamo chiedere alla politica, una volta che si verifica il fenomeno, che emerge il fenomeno, di essere uniti a contrastarlo. Questa è la questione che dobbiamo porre avanti. Non se te ne sei accorto o meno, se la mafia è arrivata un giorno improvvisamente. Io non credo che domenica, quando abbiamo letto i giornali, potevamo immaginare che tra lunedì e martedì scoppiava sta bufera. Almeno non credo qua dentro qualcuno. E allora questo vuol dire qualcosa. È stata una sorpresa per tutti, forse non per alcuni, ma sicuramente per la grande maggioranza dei cittadini. Lirio, e poi dopo vado da Vauro, Lirio. E Saviano ha detto che Poletti deve rispondere all'opinione pubblica, secondo te? Beh, un politico deve dare dei chiarimenti. Cioè il fatto di essere presente a una cena con Buzzi, ad aver avuto il rapporto con Buzzi, era nelle sue cooperative, non poteva e questo non gli sapere. Dà una responsabilità? Non è solo una cena. Non poteva non sapere. Anche fosse. Poletti non poteva non sapere. Ma è naturale, se va a una cena di come del Buzzi genere, aveva creato il suo impero? Ma c'è le cooperative, uno che si occupa di cooperative deve sapere quella cooperativa come va avanti, come si finanzia, chi ci sta dietro. Chi sono i soci, lo deve sapere. Quindi po'... Poletti per te è una responsabilità politica? Poletti ha spiegato. Ha detto una cosa, ma in fondo aveva fatto solo un omicidio, poi si era redento. Questo ha detto Poletti. No, Poletti ha spiegato, ha dato una sua spiegazione. Ha parlato io troppo. Vauro, no, io un attimo, ti ho visto un po' perplesso. Sì, ci ho avuto un brivido quando Storace ha parlato del rispetto per i ragazzi morti negli anni di piombo. Gli anni di piombo io l'ho vissuto, erano anni di piombo davvero. La gente che oggi è inquisita sparava quel piombo in quegli anni. Quel piombo e le stragi, A me hanno sparato, ho avuto la fortuna che i tuoi compagni non mi hanno ammazzato, hai capito? La prossima volta le dirò di mirare meglio. Ma guarda che personaggio. Questa è ovviamente una battuta. Stavo cercando di fare un discorso semplicissimo. Guardando Mirko, quando offendi, tu sai che non siamo, quando non siamo molto sangue, in sintonia. Sei un delinquente. Allora capito? Voi avete offeso capito? I vostri stessi capito? Ragazzi. Mirko, con cui io non vado d'accordo, credo che abbia il mito dei ragazzi morti in quegli anni. Li considera martiri. Con questa merda in cui state strufolando, avete offeso anche quei ragazzi. Tu ci guadagni. Va bene, è quello che sto dicendo. Tu ci guadagni. Adesso le pistole non hanno colore, le bombe sì. Le spinte di innovazione di tanti giovani di quegli anni che sono anche morti a destra e a sinistra sono state fermate dalle pistole e dalle bombe fasciste. Questo è quello che è successo. Già, invece, e allora il rispetto sto parlando di tutte e due, sono uniti, hai visto? Buzzi e Carminati. E allora? Non c'è problema. Finalmente l'avete detto. Io questo lo dico, ma lei la parola mafia non la pronuncia. Capito. E allora lei chiede alla politica. Lei ora ha chiesto alla politica di fare luce, ma lei è un politico da anni. Un vignettista la mafia e la politica sono ormai un tutt'uno e lei chiede da politico alla politica di fare luce?
Non ho parole. E allora lo date in bilancio. Non ho parole. Allora. Comunque, drammatizziamo, drammatizziamo. Ci servono le tue vignette per drammatizzare un po'. Voglio dire, l'ha detto il povero Poletti, lui, ma come fa a ricordarsi, fa un sacco di cene, no? E si vede. Certo. Poletti, troppe cene con Buzzi. Il ministro Buzza. Anche lui, perché già le ricevete da qui. Poi l'effetto collaterale delle cene, sai com'è? L'ultima, che poi devo andare per forza in pubblicità. No, questa la devo fare perché... Vai, vai, falla veloce. Poveraccio, lui non ne sapeva niente, è un neofita della politica, il povero Salvini, ma ce lo vogliamo scordare, ha posato a torso nudo sulla copertina di un giornale. Uno si chiede perché. Salvini a torso nudo, ma che gli è preso? Come ha saputo che immigrati e rom rendono più della droga, si è subito tolto la felpa Stop Invasione. Dopo la pubblicità, Bianchi e Ferrari vedono in faccia Carminati 72 ore prima del suo arresto. Dopo la pubblicità. Sono le 11.30 di mattina. Mancano 72 ore all'arresto di Massimo Carminati. Il Cecato, ex della banda della Magliana, è nascosto qui, a Sacrofano, un paesino a nord di Roma. Andiamo a cercare la villa dove avrebbe vissuto negli ultimi tempi. Buongiorno. Scusate, le ville qua, solo queste ci sono. Questa è via del Cappelletto. Beh, se lei continua, andando avanti, di là ci sono altre. Lì c'è gente che lavora, ci sono i cani. Tutti i cani. Cannilli. Gli anelli mandarelli. La villa è intestata a Marco Iannilli, commercialista romano esperto nell'utilizzo dei prestanome, finito nell'affare Finmeccanica insieme a Lorenzo Cola, uno dei principali collaboratori di Pierluigi Guarguaglini, fino al 2011 numero uno del gigante di Stato. Buongiorno. Stavo cercando la casa di Massimo Carminati. Non abita più qua. Non abita più qua. Però è sempre la villa del dottor Iannilli questa? Sì, lui ha abitato qui fino a dicembre dello scorso anno. Io sono Fabrizia Mandarelli, l'ex moglie di Iannilli. Ma la casa è stata sequestrata? Sì. Quindi Carminati ha vissuto qui? Sì, un contratto regolare d'affitto con la compagna per un paio d'anni. Com'era nato il rapporto con Carminati? Come interviste. Sì. Carminati, Beh, è un personaggio Carminati, signora mia, quindi... Sì, è un personaggio, in gran testa comunque. Sì? Sì, sì. Dice, aiuti a capire, una persona molto intelligente. Sì, sì, diciamo, una persona con cui parli di tutto, è informato, una persona molto, molto, molto carina, ecco. Poi, anche spietato un po', è stato descritto. Ma penso che il passato, faccia parte del passato, io e lui, non lo conosco. E lui parla mai di questa sua nomea, di questa fama? Di importanza, no. Non gli dà proprio importanza. Intanto alla villa arriva Marco Iannilli, che era in affari con un altro estremista di destra duro e puro, Gennaro Mokbel, condannato in primo grado come regista della truffa Fastweb, che aveva consentito un riciclaggio da 2 miliardi. Come sta intanto? Perché poi... No, io non sto bene perché vivo male da 5 anni. Perché... Beh, andiamo avanti così. Vive male la vicenda del suo procedimento giudiziario? Vive male la vicenda, sì, perché sono ormai 5 anni, da febbraio del 2010, che... Però piano piano, adesso sto aspettando il Tribunale di Sorveglianza perché dovrò scontare il mio debito con la giustizia. Quanto è stato? Ho patteggiato 3 anni e 2 mesi. Ho già scontato però più della metà, tra domiciliari e carcere. Quando comincio a scrivere certe cose su una persona che con la criminalità organizzata non c'è mai avuto niente. Però lei paga un po' i rapporti suoi personali, no? Carminati che vive nella sua villa, Mokbel che diventa... Mokbel ha fatto una cosa e l'ha pagata. La sto pagando, punto. Ci dice che come è entrato in rapporti con Mokbel e con Carminati, come fa uno Mokbel, come lei che... Io Mokbel lo conoscevo dal 1990, anche se sporadicamente non c'era mai avuto niente a che fare. C'è stato un contatto tramite un intermediario, sta scritto agli atti, insomma, ho fatto una cosa, l'operazione Digint, che voi
conoscete. Che è dentro quello scatolone di Fastweb. Per conto di Cola. Perché ho sempre fatto tutto su ordine di Cola. Ero l'uomo di Cola, stavo a disposizione. Per conto di Cola. Quando dice conto di Cola, dice per conto di Finmeccanica, non per conto del signor Cola. Per conto del signor Cola, che poi agiva per conto di Finmeccanica o tramite i suoi rapporti con chi di dovere, però io sempre tramite Cola, io ho fatto tutto quello che mi ha sempre detto di fare Cola. E invece Carminati come... Ho avuto un contatto con lui quando ci fu un problema nella vicenda Digint, va bene? E siccome nella vicenda Digint avevo avuto delle difficoltà di rapporto con Mockbell, va bene? Mi dissero che Massimo lo conosceva bene. E l'hanno detto, sai chi può tirare le orecchie a Mockbell? Non tirare le orecchie, non è esatto. Chi può intercedere per far sì che non ti rompano le palle? Ho parlato con Massimo, ho parlato con Mockbell, non mi ha più rotto le scatole. Mockbell perché lo rompeva le palle? Per la vicenda Digint, acquisizione del 51% di quella società, eccetera, eccetera. Mockbell diede dei soldi, va bene? Questo faceva parte di un progetto per cui si dovevano verificare delle situazioni. Mockbell non ha avuto la pazienza di attendere, rivoleva i soldi con cui aveva pagato queste quote. E li rivoleva in maniera... Non mi ha mai minacciato. Okay, non mi ha mai minacciato, però per me era un problema, visto che poi i soldi mancavano presi io perché aveva preso Cola, per cui... Mentre la moglie di Iannilli telefona a qualcuno, noi andiamo al bar. La telecamera la lasciamo accesa. Non mi hanno trovato un euro. Ciò significa che io sono un fenomeno, oppure che non ce li avevo. Ok? Cola, gli hanno trovato i soldi, va bene, tanti, ok? E non glieli hanno toccati. Cola faceva avere alla mia azienda i lavori e noi pagavamo Cola, io pagavo Cola, la mia azienda pagava Cola per l'ottenimento di questi lavori, solo che spesso e volentieri i soldi li voleva prima. Quanto pagava il percentuale? Ma non c'era una percentuale esatta, c'era un lavoro da 5 ne voglio 2. Arriviamo al bar, la truppa al seguito. Arriva una smart con un uomo al volante. Iannilli lo riconosce. I due si scambiano un rapido cenno d'intesa. Ma guarda un po' questa macchina. E chi è? Che ne so? No, non l'ha manco salutato. Vabbè. E lui è Massimo Carminati, braccato dagli uomini del Ross. Lo riconosciamo per la benda all'occhio sinistro, un ricordo di un conflitto a fuoco con un agente della Digos. Signor Carminati. Buongiorno. Ah, buongiorno, salve. Un riflesso di luce gli nasconde il volto. Carminati è ancora un fantasma. Luca Ferrari e Stefano Bianchi. Ci stavamo facendo una chiacchierata con Iannilli e stavamo cercando di capire come raccontare questa vicenda sua. Vede il nostro operatore e scappa. Ancora non per molto. Piano, lo vedo. Piano. Guida lui. Attenzione, signora, vada fuori. Carabinieri, vada fuori. Ferma la macchina. Bloccato. Prima di Bianchi e Ferrari era da anni che non si vedeva un'immagine di Carminati, quindi veramente complimenti ai colleghi Bianchi e Ferrari. E rispetto a quello che è successo prima, insomma, fra Vauro e Storace, gliel'ho già detto in pubblicità, insomma, mi dispiace, ci sono toni accesi, no, che poi vorrei noi dire ovviamente solo la violenza a chi sta su Twitter di non esagerare nei suoi confronti, perché vedo alla fine un vignettista che ha sbagliato mestiere, però No, però non mi sento preoccupato perché ce l'ho alle spalle, ecco, insomma,
Vedo che c'è no, gente no, che si arrabbiava per la tua... È il nostro Mauro. Infatti in genere non le dico alle spalle, le dico in faccia. No, però la chiudiamo qui. Continui così questa storia. No, la guarda chiudiamo, che è grave infatti. Quello che hai detto. Evita, no, evita di continuare. Fai le vignette. Vabbè, che ti vengono meglio. La chiudiamo, no? Qui. La chiudiamo qui. Dirò loro Bonini. Di mirare meglio la prossima volta. Questo Bonini è andato da Repubblica, case, Bonini da Repubblica, voglio chiederti appunto, Carminati che riesce ad arrivare addirittura Finmeccanica, Buzzi diceva che Carminati quasi si vantava, no? Del fatto che riuscisse ad arrivare a questi piani alti. Rendeva Carminati quasi un intoccabile, questo che l'ha reso anche così potente, che riusciva ad arrivare ovunque. Ma Carminati, insomma, il mito di Carminati, poi insomma, come tutte queste figure che si sono mosse, si sono mosse nel tempo, nel secolo scorso, in quell'area grigia, insisto, di un pezzo della destra extraparlamentare che aveva impugnato le armi in nome di un'idea, ha avuto nel tempo, è una figura che ha avuto nel tempo antiche obbedienze, antiche complicità con quello che un tempo e forse ancora oggi si è definito gli apparati deviati dello Stato, dove quell'antica obbedienza di destra era il cemento che teneva insieme quella guerra civile a bassa intensità contro i comunisti italiani. E pensi che il regno di Carminati quindi non riguardasse solo Roma? No, quello che voglio dire è che il mito nasce allora, il sistema di relazioni si stabilisce allora e poi, come ricordava giustamente prima Giovanni Bianconi, quel sistema di relazioni 30 anni dopo viene transitato nel nostro tempo in un contesto ormai completamente svuotato ovviamente dal conflitto ideologico e messo al servizio di un'impresa criminale che ha come unico fine quello dell'accumulazione del profitto, si sarebbe detto una volta, no? Quindi questo, diciamo, quindi che Carminati da questo punto di vista però anche era invecchiato e quindi probabilmente, anzi sicuramente, le coperture, le complicità che gli hanno assicurato e gli assicuravano 20 anni fa l'impunità, oggi sono venute meno, comunque si sono significativamente indebolite ed è probabilmente il motivo per il quale alla fine Carminati viene arrestato, è il motivo per il quale, diciamo così, tutto il suo castello e tutto il suo edificio viene giù così rumorosamente. Però Mafia Capitale nasce da un'altra inchiesta che riguardava Ostia e ci raccontano due poliziotti che molte di queste cose le sapevano già 10 anni fa. Gaetano Pascale è un ex poliziotto della squadra mobile di Roma. Con i suoi uomini, già nel 2003, era arrivato a mettere le mani sulla mafia di Ostia, 10 anni prima che lo facesse l'inchiesta Nuova Alba. Ma al tempo qualcuno o qualcosa lo ha fermato. Questa informativa mi ritorna con un appunto. Prego, conferire, come si può leggere in originale da quel documento. Cioè il suo superiore gli dice: guarda, vieni qua che mi devi parlare. Il suo superiore fa riferimento a degli argomenti che doveva tagliare, omettere, smussare nella sua informativa? Le dice qualcosa? Non in particolare. Morale della favola, però, alla fine si giungerà a questo documento, che è quello che poi tecnicamente arriverà alla Procura della Repubblica. Mancano 23 pagine. Esattamente. Nelle 23 pagine che mancano, che cosa c'è di talmente eclatante che voi... I collegamenti avrebbero dovuto consentire di far luce sul sistema, sull'organizzazione, non solo criminale in se stessa, ma anche di quelle che erano le capacità di reimpiego e di reinvestimento dei capitali. Un altro poliziotto che nel 2003 con Gaetano Pascale aveva indagato sulla mafia di Ostia, sugli stessi nomi venuti fuori nell'inchiesta Nuova Alba,
è Piero Fierro. E anche lui oggi è fuori dalla polizia. Questa cosa ha facilitato, ha favorito i narcotrafficanti, quindi di fatto ha favorito i narcotrafficanti. È grave quello che sta dicendo. È gravissimo. Io ormai questa cosa l'ho presa un po' come una barzelletta a livello di ironia, anche perché ci sarebbe veramente da scappare da sto paese. Cioè, in sintesi, nel 2003, a febbraio 2003, un gruppo di 8 poliziotti della Polaria di Fiumicino, della squadra mobile, era giunto non solo alle stesse conclusioni che siamo giunti nel 2013 con Tramonto Albanova, più noi abbiamo tirato fuori anche i canali di riciclaggio, ditte di spedizione dove arrivava la sostanza superficiale. Noi avevamo il quadro completo per presentare il 416 bis, c'è stato un solo problema, ci hanno fermato. Io sto qua semplicemente perché ho fatto un giuramento nel 1985 di essere fedele alla patria. Fino adesso io purtroppo, per essere fedele alla patria, ho preso solo calci in faccia. Quello che non mi è chiaro è chi può trarre vantaggio... La mafia. La mafia. Fierro, è grave quello che dice, una cosa del genere, cioè... Chi può trarre? Io? Tu? La mafia. Menti anche sofisticate, borghesi, certo. Colletti bianchi? Certo. Che hanno rapporti con la politica? Certo, ci sono dubbi. Insomma, voglio dire. Allora, la mafia e la politica dividono lo stesso territorio. O si mettono d'accordo o si sparano. Voi avete mai sentito qualche politico sparato a Roma? No. Allora possiamo pensare che la mafia c'è a Roma, per quale motivo la mafia sta a Montreal, sta in Venezuela, sta in Brasile e salta a Roma perché Roma non gli piace. Cioè, signori belli, a Roma c'era Pippo Calò. Morto Pippo Colò, che hanno fatto? Hanno tirato giù la Saracinesca, Cosa Nostra, hanno messo chiuso per ferie. Di mafia a Roma non si doveva parlare, era meglio parlare di organizzazioni criminali contemplate dal 416, non dal 416 bis del codice penale, che fa la differenza. Fa la differenza profonda, perché parliamo della capitale, perché dimostrare la sussistenza, l'esistenza del 416 bis comporta dimostrare le connessioni tra il mondo criminale e il mondo politico-imprenditoriale. Indaghi, vai avanti, cerchi di fare il tuo lavoro, di farlo bene, e ti scontri con chi il lavoro non lo vuole fare, non ha interesse a farlo. Ho soltanto cercato di fare il mio dovere. Lo sbirro. Ero pagato per questo, poco, ma per questo. Fa impressione sentire queste parole da due poliziotti così coraggiosi che poi, appunto... Cicori, a te sei stato anche dentro e... Questa esperienza ti ha fatto scrivere un libro che si chiama Duralex. E tu dici la legge è forte con i deboli. Sì, è troppo facile prendersela con i rom o con i zingari, invece è più difficile prendersela con uno che è cecato per riscontri a fuoco con la polizia. È sicuro questo, no? Federica? Secondo me forse stai interpretando male, cioè, questa cosa. Io penso che abbiamo un sistema che è forte con i deboli con i forti, ma perché banalmente va a, diciamo, sicuramente condannare molto fortemente la microcriminalità di strada, mentre invece noi viviamo in un sistema che lascia l'impunità per il falso in bilancio, per l'autoriciclaggio, per quella che è l'appropriazione indebita. Noi abbiamo in questo paese... Sull'autoriciclaggio voglio dire, oggi sì, c'è però una novità, voglio dire, però. Io voglio dire una cosa ben precisa, noi abbiamo un paese con 60 miliardi all'anno in corruzione persi. Io preferirei che si parlasse di come andare a dare risoluzione a questo, condannando la corruzione che noi abbiamo visto esserci nella città di Roma. Il ministro Poletti, anziché andare ad affermare che era semplice e naturale molto spesso trovarsi in una cena con altri personaggi anche di dubbia provenienza, forse doveva interrogarsi sul fatto che anche il mondo delle cooperative non esula dalla criminalità, non esula dal malaffare. Questo mi aspetto da un governo che vuole cambiare l'Italia, non dire i diritti dei lavoratori, ma condannare i crimini dei colletti bianchi. Silvia? Io volevo, se possibile, dire solo due cose, perché questa sera ho sentito molto parlare di tutte le persone che sono indagate in questa vicenda,
di una sola parte politica. Abbiamo detto solo PD, Forza Italia. No, voglio dire, nelle diverse interviste, nei diversi servizi, è stato citato solo un collaboratore di Veltroni, quando anche Marino ha in questo momento indagati un assessore, presidente del Consiglio Comunale, la responsabile del piano Rom. Perché bisogna anche dire due cose. La prima è che dobbiamo sfatare due miti. Una, siamo state puntate a dire quanto sono buone le primarie e quanto sono importanti le preferenze. Bene, oggi dovremmo uscire con una certezza. Una, che le primarie evidentemente sono finanziate, e ce lo dicono questi atti, anche dalla malavita. E proprio la ministra Madia denunciò questo strano mondo delle primarie, usò parole durissime. Avevano votato l'uno e l'altro. Io in realtà ho guardato questa cosa, e poi dall'altro anche per quanto riguarda le preferenze. La seconda cosa importante secondo me è che, vabbè, a parte stabilire che questa non è tutta la politica, perché c'è anche gente come molti ragazzi e anche me che fanno politica tutti i giorni e di sicuro guardano la rotonda, l'illuminazione e non queste cose che poi sono i problemi delle persone, ma che tutta la vicenda dell'immigrazione ha un business dietro. C'è stato un tweet di Pontifex, del Papa oggi, che diceva non bisogna lucrare sui più deboli, ecco, sui più poveri. Vogliamo dire che gli immigrati hanno un valore economico che può essere di 35 euro fino a 81 euro se si trattiamo di un minore? E con probabilmente la facciata dell'accoglienza si è creato tutto un business che viene portato avanti. Concludo l'ultima cosa. Vogliamo dire che non sono molti politici, ma ci sono molta gente della pubblica amministrazione che oggi è quella che veramente comanda, perché comanda molto di più un funzionario, un dirigente della pubblica amministrazione, di un politico, perché sono loro che firmano gli atti, non il consigliere comunale, che ha il peso che ha. Il vero potere ce l'hanno quelli che firmano gli atti, Lirio, e quindi funzionano. Questo mondo di mezzo, no, è quello che fa paura, perché appunto c'è questa melma che un politico magari appunto può non capire che quello è sporco e ha lo schizzo di fango, e rischia di schizzarsi anche lui, no? Beh, vorrei capire come ha fatto a raccogliere i voti, se non riesce a capire dove va a chiederli. Però ha ragione lei, cioè, la burocrazia è quella che comanda nelle amministrazioni. Cioè, se il burocrate non firma, la pratica non va avanti, allora devi sganciare una mazzetta. Proprio per questo motivo gli uomini di Carminati mettevano lì uomini propri. E c'è adesso una novità, che la segretaria di Buzzi, che deteneva un libro nero, vedete anche questo, perché lo indicano loro come libro nero nelle intercettazioni, dentro libro rosso dei tangenti, lo faceva solo Greganti, lo faceva. Ho capito, ma lo chiamava Buzzi il libro nero, sono PS con lei. Dentro ci sono tutti i pagamenti delle tangenti che ha fatto Buzzi a tutti i politici e ai burocrati, che adesso è stato scoperto ieri dai carabinieri a casa di questa segretaria. Vedremo come si metteranno le cose per alcuni politici e alcuni burocrati. Alcuni a libro paga, altri invece con le mazzette. Bonini, ma questa zona grigia che appunto sta sotto, come spiegava Carminati, la politica, come si fa a non metterci il piede sopra? Come fa un politico a non imbattersi? Secondo te questo appunto, Lirio dice che secondo lui chi stava là dentro non poteva non sapere che ci fosse questo meccanismo. Anche secondo te è così? Ma devo pensare che è così, ma non perché me lo dice la maga, ma per un episodio che è uno dei tanti episodi che sono emersi in questa indagine, di cui oggi vediamo, diciamo, la parte consistente emersa, ma di cui negli ultimi 3 anni si era afferrato qualche brandello, e che adesso vi racconto molto brevemente, così sistemiamo anche, diciamo, quelli che non si sono accorti di quello che gli accadeva intorno. A proposito del mondo di mezzo, alla fine del 2009, nella casa di Lorenzo Cola, già militante della destra extraparlamentare a Milano e quindi diventato uomo di Guarguaglini nella Finmeccanica dei fondi neri, si riuniscono intorno a uno stesso tavolo l'allora sindaco di Roma Gianni Alemanno,
Pierfrancesco Guarguaglini, Fabrizio Testa, che è uno degli arrestati della retata dei giorni scorsi, e Riccardo Mancini, ex Avanguardia Nazionale, ex Terza Posizione, ex rapinatore, quindi amministratore delegato della Ente Euro Spa e tesoriere di Alemanno. È accompagnato Alemanno anche dal consigliere Di Paolo, consigliere regionale. Perché sono lì? Perché i 500.000 euro di tangente pagati dalla Breda Menarini, di questi 500.000 euro, Alemanno chiede conto. Alla presenza di Riccardo Mancini, vuole sapere perché diavolo neanche un euro gli è arrivato di quei 500.000. Si decide a quel punto che i 500 lievitino a 700.000 e che questa volta i 200.000 non vengano consegnati a Mancini, che noi sappiamo nelle intercettazioni essere definito da Carminati erciccione, quello con cui stecca le tangenti e a cui ha dovuto menare. Si stabilisce che i 200.000 euro andranno direttamente a Di Paolo. Ora, questa vicenda non la racconto io, la raccontano quattro testimoni diversi di quella scena. Questo è il mondo di mezzo. Storace, se questo mondo di mezzo non vogliamo dire che fa parte di un sistema mafioso, ma cosa vogliamo dire? L'ho definito in un'altra maniera un po' più volgare su Twitter nei giorni scorsi, quindi non voglio ripetere la volgarità. Era un mondo di merda, mondo detto. Lo dico io così, non lo deve dire lei. Ora, io colgo la battuta che è stata detta a quelli che non se ne erano accorti, ha detto, mi pare, no? Ma chi c'era a quella cena? C'erano consiglieri comunali? C'erano consiglieri regionali? Queste cose le abbiamo sapute dall'inchiesta. Ecco perché a me fa inquietare il non poteva non sapere, anche c'era rivolto a chi non era nelle condizioni di saperlo. Allora io voglio dire, io so delle cose invece. Come chiedeva i soldi della tangente? Perché da casa di Guarguaglini io la sera a mangiare? No, vado a mangiare a casa mia, tranquillo. No. No, ma non so. Ma non è che il sindaco, se il sindaco fa quella cosa, lo racconta certo a me, no? Ma la volete capire questa? Se a me sembra così semplice questa storia, eppure vi ostinate a pensare che se uno delinque, se è vero quello che ha raccontato, cioè che raccontano le carte, la deve andare a raccontare al vicino. A me pare un po' la fantasia questa, però io volevo dire, perché ho colto una sua battuta che è interessante, cioè come poi risolvi? Che cosa succede dopo? A me quello che preoccupa in questa fase è il segnale di impunità che si sta dando. A me è capitata una storia abbastanza, diciamo, imbarazzante per alte cariche istituzionali. Lo scorso 29 settembre vengo convocato al Colle alla vigilia del processo. E un autorevolissimo esponente di quella istituzione mi dice: lei non faccia il martire perché lei non andrà in galera. Lei ci sta parlando della sua accusa. No, ma arrivo a quello che è successo. Avrà la condizionale, oppure si potrà avvalere di questo decreto che qualche giorno fa è diventato legge, decreto legislativo, il decreto sull'impunibilità. I reati fino a 5 anni non vai più in galera. Questo paese, questo governo lo sta facendo. Allora, la prossima volta, 5 minuti su quello che sta combinando la politica che comanda, i favori che fanno ai delinquenti, anche di questo parliamo. Federica? Dico semplicemente che su 60.000 detenuti solo 83 sono in carcere per quello che riguarda, diciamo, il furto di denaro pubblico. È un dato che deve far pensare tutti, ma questo perché c'è una prescrizione. E anche quello deve l'impunità dei colletti bianchi, quindi che penalizziamo i reati, quindi che penalizziamo la prescrizione. Visto che non vogliamo dire, visto che lei sta parlando della prescrizione. Scusate, no, calmi, Storace, visto che lei non vuole ancora dire, le diamo un po' di tempo. Prego. Che c'è la mafia a Roma? C'è la mafia a Roma e vi faccio contenti. Però non sono il giudice. No, ma non lo deve dire per farci contenti. C'è la mafia a Roma, però non ha senso
che lo dica io, perché io non sono un giudice. E questo voglio dire. Non lo vuole dire, come si definisce la mafia? Cioè, se una, visto che ha detto è un metodo mafioso, ma non è detto che siano. Per favore, mi piace rispondere. Quell'intervista a quei due ex poliziotti, a me piacerebbe aver potuto domandare a loro chi è che vi ha fermato. Perché c'erano gli inquirenti che la negavano sta roba, non la politica. C'erano i magistrati che negavano. Quando si parlava di Roma Porto delle Nebbie, ve lo siete scordato? Magari amici di qualche politico. Ragazzi, diciamo ero neonato, va, non sono proprio vecchietto. Ma sicuro la mafia c'è in Sicilia, questo lo può dire, no? Sarà confermare con ragionevole Sicilia certezza. C'è la mafia. E c'è il buon però Pino Maniaci. Se l'indagine dimostrerà, io non ho difficoltà. Pino Maniaci, dove sei che non ti vedo? Sei definito lo scassaminchia, Pino. Sei lo scassaminchia con le tue inchieste giornalistiche in Sicilia. Che fai? Che appunto questo ti provocano anche diversi rischi nella tua vita. Purtroppo è successa una cosa terribile ieri e noi appunto abbiamo voluto averti qua con noi proprio per dirti che noi ti siamo vicini. E ieri, dopo un altro episodio, ti avevano bruciato la macchina e invece ieri hai trovato i tuoi due cani impiccati. Tu hai mostrato la foto, quindi abbiamo deciso di farlo anche noi. Però noi innanzitutto siamo qui perché vogliamo dirti che noi siamo con te, e accendere la luce su cose del genere è fondamentale perché ci sia l'attenzione su di te. E quindi Pino, ti voglio chiedere innanzitutto come stai e se appunto tu continui ad andare avanti con il tuo ruolo fondamentale di denuncia quotidiana dalla tua teleiato. Noi continueremo e continuiamo ad andare avanti, certo non sarà questo a fermarci. In un certo senso posso dire che sono un po' stato colpito negli affetti, erano le nostre mascotte, due cani della redazione, conosciute anche da tutti i ragazzi che girano attorno all'emittente Teleiato. Vi ricordo che noi abbiamo anche acceso Tele Junior, questa scuola di giornalismo. Permettimi di salutare Stefano Maria Bianchi, che ha fatto il salto di qualità dalla mafia bianca in Sicilia, è passata alla mafia nera a Roma. Ma sempre di mafie parliamo, ovviamente. È un gesto ignobile, veramente atroce, due povere bestie che sono state impalate, impiccate in questa maniera. Io ti ringrazio della tua gentilezza e della tua visibilità, ma ovviamente, come appunto ti dicevo, noi non ci fermiamo, andiamo avanti, abbiamo il sostegno dei cittadini onesti e abbiamo tanta voglia di fare informazione libera contro il malaffare. E una cosa è certa: se non si taglia quel cordone ombelicale che lega strettamente la mafia alla politica, come è emerso e come ha detto Vauro, noi non ne usciremo mai. Pino, questo applauso è per te da tutto lo studio di Anno 1. Avanti battagliero come sempre. E noi, per ricordarci che la mafia c'è a Roma, vogliamo mandare in onda questo audio esclusivo di Anno 1 fra Carminati e Buzzi, che parlano di Mancini, l'uomo di Alemano. Sentite come ne parlano. Vabbè, se poi un'altra cosa, io vado poi domani a farmi un giro lì da amici nostri per vedere se possono accelerare quelle definizioni dei pagamenti, delle cose. Io guarda, ho sentito l'amministratore proprio poco fa al telefono, stavo dei nostri pagamenti, è chiaro. Ah sì, ma lo famo strillare come un'aquila sgozzata. Tu hai conosciuto, conosci la mafia siciliana e quella romana, hai definito la mafia siciliana spietata e quella di Roma? Gommosa. Gommosa, perché? Perché ti respinge, vedi, cioè non riesce ad attaccare, non riesce a vederla, si trasforma e chi si avvicina poi qualcuno cerca di essere respinto. Però anche all'inizio in Sicilia si diceva ma la mafia, no? Che non esisteva, dicevano i preti, i prefetti, i procuratori generali. Poi sono arrivati
sono arrivati i fatti e allora della mafia ci siamo resi conto, sono arrivati i pentiti, poi i pentiti sono stati attaccati, eccetera, qui sono arrivate le intercettazioni, se non riusciamo e a arriverà anche tanto altro in questi tanto giorni. Tanto altro arriverà, ti dico che quella intervista a Iannilli, bellissimo, un documento importantissimo che vi fa capire Carminati cosa faceva. Iannilli è in grande difficoltà perché deve restituire dei soldi a Mokbel, che non è un gentiluomo, è un criminale che vuole soldi, e lui, chi gli consigliano di andare a bussare? A casa di Carminati. E Carminati che fa? Mette tutto a posto. Ma la cosa che non dice Iannilli è: cosa ha guadagnato Carminati in questa sua beneficenza che ha fatto? Chiedetevelo. Cosa ci ha guadagnato? Soldi, la casa di Iannilli e il fatto che Iannilli è diventato un suo servitore, che è diventato il suo riciclatore. Vauro! No, prima una cosa a cui tengo. Io cercavo di fare un discorso su quanto la lotta armata distrugga la politica, distrugga la passione sociale, distrugga tutto quello. E la battuta che ho fatto, ho detto che era una battuta sui compagni che dovevano mirare meglio. Non ci torniamo? No, ci torno, no, dico, perché era una battuta infelice e pesante, per cui mi sento in dovere di scusarmi. Ok. Non vi baciate però, eh? Capita. Ci tenevo perché... Grazie, Mauro. No, è una non è stata indotta. Non tutti chiedono scusa, quindi... Ma forse se si imparasse un po' tutti a volte... Sarebbe no? Molto meglio. Comunque, l'ultima io la faccio per saluto. No, perché veramente Roma sta crollando. Decadenza della capitale. Avevamo un sindaco che era capace di fare grandi affari con la mafia e ora tocca accontentarci di uno che non riesce nemmeno a non pagare le multe, ma insomma. Con quella sua pandina rossa. A Vincino. E l'ultima pure io, che è un po' il succo del Cinepanettone 2014. Natale a Re Bibbia. Eccolo là, con tutti che stanno là. Ma Vincino, ti posso chiedere per chi ti sei fatto questo nuovo taglio di capelli? Per una delle nostre ragazze, per caso? In questi giorni qua di indagini, di cose, uno, come dire, Carminati cambiava la giacca sempre, cambiava i bar, cambiava tutto, allora uno cerca di darsi un atteggiamento più defilato, no? Ma non è che sarà per fare colpo su una delle nostre ragazze, magari su Elisa? Ma c'ho pure mia figlia qua, guarda. Allora ho beccato la serata sbagliata per... Ma Alessio, ma mi hanno detto che hai un flash da darci? Si è autosospeso anche dal Partito Democratico dopo che si era dimesso da presidente dell'Assemblea Capitolina. Mirko Coratti fortissimo, ha detto: lo faccio a tutela del partito, in attesa che si faccia chiarezza. Quindi adesso è una serie di dimissioni, sospensione, una grande fuga. Ma vediamo invece voi questa sera come vi siete espressi su Facebook e sul nostro sito Anno 1, se la mafia capitale è una mafia nera oppure rossonera, se quindi include un po' tutti i politici. Vediamo come avete risposto. È rossonera, quindi non è solo nera, ma include tutti i politici di destra e di sinistra. Invece vediamo chi su Twitter vi ha convinto di più questa sera. So che stasera su Twitter siete stati attivissimi e avete usato l'hashtag Stockholm. Per chi? Per il nostro Mirko, anche se mi sei un po' depresso in questo momento, no? Sei un po' triste? Cosa ti è successo? No, mi è dispiaciuto per il semplice fatto che poi tutte queste parole, appunto quando abbiamo parlato del nero, no? Che si ripercuotono magari anche su quello, cioè distrugge quello che faccio ogni giorno. Perché che ne vogliono pensare chiunque, a me non me ne è mai fregato nulla. Io mi spacco il culo tutti i giorni per fare del bene. Perché tu militi a Casa Pound. Io sono un militante di Casa Pound e mi spacco la schiena tutti i giorni e non ho la vergogna di dirlo. E quindi sentire queste cose che rovinano quello che faccio ogni giorno mi fa veramente arrabbiare. Perché, ti giuro, è veramente frustrante sotto un certo punto di vista. E voglio sottolineare che appunto quello che faccio io è perché lo faccio con passione e con voglia di dare la gente che amo. Allora ringrazio Bianconi che è stato con noi, ringrazio Bonini, Lirio, grazie, Storace. E dopo la pubblicità dovete rimanere assolutamente con noi perché ci sono i The Jackal. Ve li abbiamo tenuti proprio come ciliegina sulla torta dopo la pubblicità. Dove?
volevo lanciare i De Jackal, ma Federica era troppo arrabbiata e voleva dire una cosa. Federica. Sì, io sarò velocissima. Cioè, io trovo davvero ridicolo che Mirko faccia la casa, la faccia pulita di... Oh, pure tu! La faccia pulita di un movimento. No, no, guarda Mirko, ascoltiamo le persone con educazione. Di un movimento razzista, fascista e xenofobo. Che non fa altro che alimentare l'odio all'interno dei nostri quartieri. La settimana scorsa siete andati davanti ad una scuola, ai centri sociali di sinistra, la preside dell'istituto, perché alzate l'odio anche all'interno dei quartieri dove c'è una convivenza pacifica con i migranti, e questo è il vostro gioco. Quindi francamente non venire a fare la faccia pulita, Mirko, aspetto fascista, non venire a fare la faccia pulita. Visto che vi sovrapponete, mi tocca anche tradurre per chi ascolta da casa, perché probabilmente non hanno capito niente. Allora, Federica ti accusa, visto che fai parte del movimento di Casa Pound, Casa Pound avrebbe impedito di entrare nella scuola dei bambini rom. Federica ti dice quindi non fare, tra virgolette, la faccia pulita di Casa Pound. Mirko, cosa rispondi? Federica, se tu andassi oltre a vedere il comunicato della cooperativa Eureka che ha detto questa cosa, andassi a vedere il comunicato della questura di Roma, che mi sembra una fonte leggermente più oggettiva di quella che è una cooperativa, ti accorgeresti che loro che erano lì, ti accorgeresti che questo non è accaduto, perché soltanto pensare che un ragazzo della mia allora, età scusami, posso andare scusami, a prendere un bambino che entra scusami, a scuola e mandarlo via, mi sembra abbastanza assurdo. Siete andati ad alimentare l'odio all'interno di un quartiere dove un campo rom, c'è Federica, una convivenza pacifica con il vicino campo rom. Lo ha confermato la dirigente scolastica. Mirko, quindi prendi la residenza ma Roma, guardate io ci vivo a Roma. Allora tu hai lanciato quello che in realtà Mirko tutti i giornali hanno riportato, però tu dici invece che non è successo. Io ho detto semplicemente che questa cosa è stata detta dalla cooperativa Eureka, che non è nessuno, non è fonte giornalistica. La questura di Roma, che è fonte giornalistica, ha detto tutt'altro. Quindi non ci mettiamo. Io dico un'altra cosa, con una smentita ufficiale su tutti i giornali. Possiamo legittimare, perché all'interno dei nostri quartieri voi non date risposte ai nostri disagi, ma create solo odio, mettete l'uomo contro l'altro uomo. A parte questo episodio, sei tu che odi, non io. A parte questo episodio, è chiaro che ovviamente ogni tanto qualche strumentalizzazione su migranti, rom eccetera c'è. Infatti la manifestazione di Casa Pound in quel caso era proprio contro il campo rom, che era lì davanti casa, alla perché scuola. Se uno quando interviene strumentalizzazione no, non facciamo niente, siamo tutti a casa. Beh, poi dopo vediamo anche i risultati che ci sono. Storace voleva chiudere. Voleva chiudere su una cosa. Ecco, io voglio dire una cosa. Su Pignatone. Perché ci tengo anche a dire questo. Pignatone è un magistrato che ha avuto un coraggio enorme e credo che Roma e l'Italia lo debbano ringraziare, perché non ha guardato in faccia a nessuno. Sabato è andato all'assemblea del PD, nei giorni successivi prendeva provvedimenti anche contro quegli esponenti che erano in sala. Quindi io spero, ecco l'appello che faccio a Pignatone, proprio la stima che ho per lui, che acceleri al massimo, perché voglio sapere la verità su questa storia. Benissimo, e allora vediamoci e godiamoci tutti The Jackal. No, lo bisogna fare dentro. Ordigno nucleare localizzato. Seguire il percorso. Pronto? Signor Priello? Sì. Salve, buongiorno, sono Fabio della Teletom. Lei è il signor Priello, giusto? Come ha avuto questo numero? Abbiamo selezionata tra milioni di clienti per proporre un'offerta davvero vantaggiosa. Le spiego tutto, ce li ha 5 minuti? 5 minuti? Ma un secondo di più. Da oggi con Teletom lei può annullare il suo abbonamento Telegerdi. E io come chiamo? Col telefono. Sì, ma con quale gestore? Con Telesuono. Ma non è la Teletom? Teletom le permette di annullare il suo abbonamento Telegerdi, mentre Telesuono le permette di effettuare e ricevere telefonate. Io qualche vantaggio se effettuo il cambio? C'è sempre un vantaggio quando effettua un cambio, signor Priello. Ad esempio, quando dopo l'inverno arriva la primavera e nel suo armadio effettua un cambio di stagione. Che vantaggio ha? Che non soffre il caldo. Esatto. Quindi mi sta dicendo che se cambia gestore non soffre il caldo? Esatto. Mi prende in giro? Esatto. Senta,
Mi dica cosa consiste questa benedetta offerta. Io sono un operatore Telethon, quindi posso solo annullarle l'abbonamento Telegerry. Per conoscere le offerte e le promozioni di Telesuono, deve parlare con un operatore Telesuono. E allora me lo passi! Attenda in linea. Salve, buongiorno, sono Fabio della Telesuono, mi dica. Ma è lo stesso di prima! Certo, purtroppo con questa crisi un solo contratto part-time non basta, quindi sono costretto a fare il doppio lavoro, lei mi capisce, vero? Capisco che lei è un cretino! Che senso ha fingere di passarmi il nostro collega? Non so di che cosa stia parlando, signore. Io sono qui a darle delucidazioni sul contratto Telesuono. Se vuole gliele dico, altrimenti noi abbiamo altri clienti Telethon che ci aspettano. Ok. Mi spieghi l'offerta. Come diceva il mio collega, con questa offerta lei può niente poco di meno che effettuare e ricevere telefonate. Capirà! Che novità! Perfetto, allora, prima di continuare a spiegarle l'offerta, ho bisogno di sapere se lei vuole attivarla. Se mi spiega di cosa si tratta! Vuole attivarla o no? Se conviene, sì! Perfetto, allora le spiego in che cosa consiste la promozione 5 ore illimitate che lei ha appena sottoscritto. Io non ho sottoscritto nulla! Mi ha risposto di sì. Ho detto... Se conviene, sì! Se conviene, quindi sì. Ma le pare che offriamo delle tariffe alle persone che non siano convenienti? Che senso avrebbe? Mi scusi, poi non possiamo perdere tempo. Come le ho detto, io devo fare due lavori per fare alcuni mesi. Ah, davvero? Sì, davvero. E mi spiega almeno cosa ho appena sottoscritto. Con la promo 5 ore illimitate lei ha il diritto, ma soprattutto il dovere, di telefonare tutti i numeri di rete fissa avendo a disposizione 50 minuti al mese, ossia 5 ore illimitate. Le ho già detto dello scatto alla risposta. C'è lo scatto alla risposta? Certo. È felice? Obiettivo raggiunto. Non immagino quanto. Ecco, lei ha appena pagato lo scatto alla risposta. Cosa? E perché? Perché io le ho fatto una domanda e lei mi ha dato una risposta. Quindi ha pagato giustamente lo scatto alla risposta. Capito? Così non funziona l'offerta. Certo che ho capito. Ho capito che è una fregatura. Ne ha appena pagato un altro di scatto alla risposta, lo sa, vero? Come? Un altro! E adesso un altro. Basta, scherzando! E adesso un altro ancora. Ma non mi ha fatto nessuna domanda. E io non ho dato nessuna risposta. Ma io sì. La sua nuova offerta paga lo scatto non solo alla risposta sua, ma anche alla risposta altrui. Bene, ti ho spiegato tutto. Grazie per averci scelto. Ah, dimenticavo, per le prossime 12 ore lei potrebbe avere dei piccoli problemi di connessione. Oh, cazzo! Mi dispiace, troppo tardi. No, 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 no! Benvenuto in Telethon. Signor Balsam. Sì. Conosce le politiche dell'azienda. Certo, no. Ogni telefonata 5 minuti, non un secondo di più. Vabbè, ma... un secondo. Può anche liberare la sua scrivania. Liberare la scrivania? In che senso, scusi? Lei è licenziato. Ma come licenziato? Un secondo? Non mi può licenziare per un secondo? Ma non sarà mica la fine del mondo, scusi. E visto che è scoccata la mezzanotte, il nostro Stima compie 22 anni, quindi auguri Stima, stai diventando vecchio anche te. Auguri da tutto lo studio di Anno 1, ti abbiamo fatto una bella sorpresina. Allora, mentre noi andiamo a festeggiare Stima, un regalino, vai. Posso chiarire finalmente la storia del video dell'altro giorno? Ancora? Fatto... Sì, perché no, prima allora ho sentito no, una roba. Te lo non si tratta pensione. Di ronde, raga. Noi siamo incasati con le amministrazioni, non con gli immigrati. Ok, questo era il regalo, questa tua frase va benissimo. E mentre noi andiamo a festeggiare Stima per il suo compleanno, io vi do l'appuntamento a giovedì prossimo, sempre alle 21.10 sulla 7 con Anno 1. Grazie.